Se non mi avete sentito, stavo dicendo, Piera, che ti ringraziavo per il supporto che ci stai dando e che ci hai dato in questi giorni per organizzare questa parte più tecnologica alla quale non siamo tanto abituati. E quindi, detto questo, do il benvenuto a tutte e a tutti. Nel 1949 la filosofa e saggista francese Simone de Beauvoir pubblica il primo studio comprensivo sulla condizione femminile, Il secondo sesso, in cui scrive che un uomo non si metterebbe mai a scrivere un libro sulla situazione particolare di essere un maschio. Poi, a partire dagli anni 70, i movimenti femministi, ai quali non si possono non aggiungere anche i movimenti LGBT, ponendo la questione di genere, hanno costretto anche gli uomini a pensarsi in quella chiave, cioè a interrogarsi sul proprio essere maschi. Il seminario Maschi Oggi, a partire da recenti studi e analisi di ricerca, si pone l'obiettivo di affrontare il tema dei maschi in Italia, argomento che verrà poi approfondito negli interventi previsti in questa prima sessione pomeridiana, per essere poi ripreso negli interventi della seconda sessione del seminario, che, come sapete, si terrà domani mattina a partire dalle ore 10. Questo seminario prende avvio da un'idea del professor Enzo Morgagni, socio di Femminile Maschile Plurale, che ha saputo costruire con estrema cura queste due giornate di studio, ed a lui va tutto il nostro ringraziamento di tutte socie e soci dell'Associazione Femminile Maschile Plurale, che poi naturalmente ha appoggiato in pieno questo progetto. Anch'io faccio parte dell'Associazione Femminile Maschile Plurale. Questo progetto è in compartecipazione con l'Assessorato delle Politiche e Culture di Genere di Ravenna. L'assessora Widad Bacalì, che oggi pomeriggio non è potuta intervenire, porterà i saluti del Comune di Ravenna nella sessione di domani mattina, e in quell'occasione le rivolgeremo un ringraziamento per aver sostenuto ancora una volta con slancio e convinzione la nostra iniziativa. Dunque, il seminario si articola in una, come sapete, in una prima sessione oggi pomeriggio, che si concluderà alle ore 19, e a seguire una seconda sessione domani mattina dalle ore 10, che partirà dalle ore 10 e si concluderà alle ore 12. Il tema che affronteremo fa parte di un filone di ricerca che l'Associazione Femminile Maschile Plurale ha già avviato negli anni attraverso convegni ed anche pubblicazioni, di cui potete comunque trovare riscontro anche sul nostro sito. In questa prima sessione pomeridiana interverranno il sociologo Arnaldo Spallacci, che presenterà il suo libro Maschi in bilico, Uomini italiani dalla ricostruzione all'era digitale, pubblicato nel 2019 da Mimesis. Seguirà poi la relazione Maschi in mutamento dello storico Bellassai. Entrambi i relatori sono due figure professionali di riferimento di lunga data della nostra associazione. La sessione di domani mattina sarà introdotta da Ivan Morini, vicepresidente di Femminile Maschile Plurale, e dopo i già annunciati saluti dell'assessore alle politiche e culture di genere Widad Bacalì, interverrà Stefano Ciccone dell'Associazione Maschile Plurale di Roma, anche lui una figura professionale di riferimento di lunga data della nostra associazione, che presenterà il suo libro Maschi in crisi, oltre la frustrazione e il rancore, pubblicato nel 2019 da casa editrice Rosenberg Sellier. A seguire vi sarà la relazione della psicologa e della psicologa e psicoterapeuta Giancarla Tisselli, anche lei socia di Femminile Maschile Plurale, e dello psicologo e psicoterapeuta Fulvio Zanella. Parleranno delle esperienze di formazione sui sentimenti degli uomini che sono state raccolte dall'Associazione Psicologia Urbana e Creativa di Ravenna. Dunque, il nostro primo relatore è Arnaldo Spallacci, è sociologo
già docente di sociologia presso l'Università degli Studi di Modena, Reggio Emilia, e di valutazione dei sistemi educativi presso l'Università degli Studi di Bologna. È membro del Centro Studi su Genere e Educazione dell'Università di Bologna. Ha condotto ricerche sulla scolarizzazione e sul rapporto col mondo del lavoro, sull'educazione degli adulti e sulla valutazione dei sistemi scolastico-educativi. Arnaldo Spallacci si occupa di identità maschile contemporanea, del vissuto scolastico dei giovani e degli stereotipi di genere. Tra le sue pubblicazioni, Scuola e scolarizzazione in provincia di Bologna, pubblicato nel 1987 dal Franco Angeli, Laureati a Bologna, in collaborazione con Eleonora Verdini, pubblicato nel 1989 sempre da Franco Angeli, Differenze di genere in ambito scolastico ed extrascolastico, in collaborazione con Maria Teresa Tagliaventi e del professor Enzo Morgagni, pubblicato nel 2012 da Carrocci. Poi c'è Maschi, pubblicato nel 2012 dal Mulino, che è femminile, maschile e plurale, ha avuto modo di presentare a Ravenna nel 2012. Oggi Arnaldo Spallacci ci presenterà il suo nuovo libro Maschi in bilico, uomini italiani dalla ricostruzione all'era digitale. Passo ora la parola a Arnaldo Spallacci. Sì, vi ho ringraziato prima dell'occasione di oggi, ho visto che anche le relazioni degli altri contengono poi le parole anche della mia, in certa misura, mutamento, trasformazione, eccetera, del maschile. Il libro di cui vi parlo è fondamentalmente una ricerca che ho compiuto sugli uomini italiani, uscito un anno e mezzo fa. Quello che poi è successo in Italia ha bloccato la possibilità di presentarlo prima. È un libro che ha un carattere socio-storico, lo stesso sottotitolo che prima Piera ha detto e Marina, ovvero la vicenda italiana dalla ricostruzione all'era digitale, cioè praticamente agli anni 50 ad oggi, già ne sottolinea questo carattere di un periodo lungo di analisi, diciamo, circa una cinquantina di anni. Cominciamo col vedere le basi del discorso dal punto di vista proprio della ricerca sul maschile, in particolare sul maschile italiano. C'è un'idea che gira negli addetti ai lavori, discretamente diffusa, in base alla quale ci sarebbero in Italia pochi libri che parlano degli uomini sotto diversi punti di vista, da un punto di vista sia scientifico come anche di divulgazione o altro, o di ricerca. Cerchiamo in questo primo momento di verificare se ciò è vero e nel caso che sia vero perché ciò è accaduto, perché ci troviamo in questo tipo di condizione. Nelle slide che adesso vi mostrerò possiamo ragionare insieme su alcuni dei punti che io ho teso a mettere in evidenza. Il percorso viene fatto attraverso slide perché renderà più comoda l'esposizione a me, io penso anche alla lettura a chi ci segue, perché il libro è abbastanza lungo, abbastanza complicato, e quindi esemplificarlo attraverso slide faciliterà la vita a tutti noi. In primo luogo, quali sono le possibili cause di questa relativa scarsità di studi sul maschile, se ciò è vero? Riprenderemo poi il discorso dopo per verificare se effettivamente è vero. La partenza è quella che noi vediamo definita come trasformazione dell'identità di genere in Italia, un fenomeno che è avvenuto negli ultimi 20-30 anni, che è attualmente in corso, e che ha previsto la trasformazione e il mutamento delle biografie femminili e delle biografie maschili. È un punto di partenza fondamentale. Come dire, se questi fenomeni non fossero esistiti, probabilmente non saremmo neanche qui a parlare oggi, non ci saremmo incontrati, non ci saremmo conosciuti, non esisterebbe la nostra organizzazione, né avremmo scritto questi libri. Questa trasformazione delle biografie delle donne e degli uomini è stato il fenomeno che, in fin dei conti, ha creato poi lo stimolo
per interventi politici, per lavori di ricerca, per discussioni, eccetera. Qual è però il problema che mi interessa sottolineare in primo luogo, che è assolutamente fondamentale per il lavoro poi che ho portato avanti e che secondo me portano avanti anche gli uomini e le donne di studi sugli uomini stessi, è che le biografie femminili e le biografie maschili hanno seguito in questi 20-30 anni di trasformazione percorsi diversi. E questo è un punto fondamentale. Le donne hanno seguito percorsi più definiti. C'è il percorso femminile di liberazione, emancipazione, trasformazione. Abbiamo diversi termini, non stiamo in questo momento a parlarne e li possiamo accettare tutti. Sono stati percorsi relativamente omogenei in linea di massima, con alcuni punti che noi troviamo indicati in questo momento nella slide e che tutti conosciamo, peraltro: investimento nel lavoro, una certa minore propensione al matrimonio e alla procreazione, diverse responsabilità nel lavoro familiare e un fatto e anche tante altre cose che ben conosciamo. Sono state anche oggetto, e questo è un punto importante per il lavoro che ho condotto e che si conduce quando si parla di uomini, sono state oggetto le donne anche di politiche pubbliche, diciamo, di sostegno, quelle che si chiamano politiche di pari opportunità. C'è stato un accompagnamento in certa misura, certo non ha interessato tutte le donne, non tutte ne hanno goduto, però ha avuto rilievo politico e pubblico il discorso del sostegno a questo percorso, diciamo così, di trasformazione. Gli uomini, un discorso invece completamente diverso secondo me, e non soltanto secondo me, perché gli uomini hanno seguito dei percorsi diversi di trasformazione. Io sono convinto che è venuta la trasformazione anche per gli uomini, dopo rivedremo questo. Percorsi vacillanti li ho definiti, comunque percorsi non tanto ben definiti quanto quelli delle donne, che ha dato luogo alla fine alla formazione di profili molteplici, molti, ma anche, come dire, incerti. C'è una pluralità oggi di profili maschili, dopo lo vedremo questo, che testimoniano un percorso sicuramente più incerto, a mio avviso, del percorso femminile. Non si parla di più difficile o meno difficile, diciamo sicuramente più incerto. E, riguardo a ciò, dobbiamo stare ancora nella pagina di prima. Piera, un secondo soltanto, grazie. Nonostante questo, per quanto riguarda il maschile, non si è avuto luogo, non si è dato luogo a percorsi di, come dire, di accompagnamento, orientamento, supporto di qualsiasi natura. E, il percorso maschile incerto non è stato indagato particolarmente, anche fra l'altro per mancanza di fondi, spesso per mancanza di risorse, e quindi è rimasto uno degli oggetti di ricerca più interessanti e sui quali appunto discuteremo. Passiamo alla seconda slide. Altre cause che potrebbero spiegare questa relativa scarsità di studi e di indagini. Parlo di studi e indagini, soprattutto più che teorizzazioni, sul maschile italiano. Cause politico-culturali che hanno dato luogo non tanto ad una mancanza di ricerche quanto piuttosto ad una settorializzazione delle ricerche. Non si può dire che non esistano ricerche sugli uomini italiani. Possiamo dire che esistono diverse ricerche in alcuni campi, mentre altri sono stati, diciamo, relativamente poco considerati. Ne ho indicati lì alcuni, sono fatte ricerche ad esempio su temi anche importanti, diffusi, dalla paternità alla violenza di genere, la salute in particolare per quanto riguarda il discorso della sessualità, delle disfunzioni sessuali maschili. Ci sono ricerche sul mondo gay, ci sono non poche ricerche sulle tematiche dei cosiddetti rivestimenti della mascolinità.
fitness, cosmesi, chirurgia estetica. Sono indagini che hanno ritrovato un certo tipo di sviluppo e di interesse nel campo fondamentalmente poi sociologico, che è quello del quale io mi interesso. E quindi su questi campi abbiamo ricerca, abbiamo diverse ricerche e fondamenti sui quali possiamo lavorare. Un altro tema che ha inciso, secondo me, in modo non positivo è il legame che rimane ancora molto solido su quelli che sono gli stereotipi della mascolinità all'italiana, con tutte le figure tipiche del late lover, del patriarca, dell'uomo sfaccendato, del Peter Pan, dell'uomo possessivo, geloso e violento, dell'antieroe, del mammone, figure che noi abbiamo frequentemente ritrovato nella letteratura, non tanto di tipo scientifico quanto piuttosto proprio della narrativa, oppure nel cinema, ad esempio, tutte queste figure ci rimandano a film, attori ben precisi che possiamo ricordare. Ultimo punto che voglio sottolineare è una tendenza delle indagini sulla mascolinità, ma non soltanto, anche le indagini che hanno riguardato le donne, agli aspetti, come dire, ideologici, quelli simbolici, le rappresentazioni, i valori, gli stereotipi, i vissuti esistenziali, eccetera, più che gli aspetti concreti del vivere sociale. Questi quattro elementi che vi ho detto, quindi il cambiamento dell'identità di genere, delle biografie, la settorializzazione, l'attenzione molto accesa agli stereotipi e agli simbolismi, eccetera, hanno, a mio avviso, come dire, costretto la ricerca italiana sul maschile all'interno di una gabbia che ha prodotto alcuni condizionamenti. Possiamo andare avanti? Piera? Ecco, quindi le indagini sul maschile hanno puntato, se poi ci pensiamo bene, a esaminare delle mascolinità opposte a volte, no? Ad esempio le mascolinità discriminate, come quello omosessuale, o all'opposto le mascolinità privilegiate, quelle che godono di visibilità, quelli che hanno cura del corpo, quelli che hanno la cura di sé, alcune figure che non sono certamente discriminate come quelle del metrosexual o dello sportivo di successo. Ci sono indagini che hanno riguardato questo tipo di tematiche. Per quanto riguarda la sessualità, soprattutto i problemi relativi, abbiamo detto prima, alla sessualità, ancora una volta gli stereotipi vecchi e nuovi, non soltanto quelli tradizionali, ma anche molti che se ne sono creati in questi anni, e che sono anche molto insistenti come quelli più tradizionali. Queste mascolinità sono polarizzate spesso, sono l'opposto l'una dell'altra, ma quello che mi interessa particolarmente porre in evidenza è che da tutto ciò emerge, da un lato, un universo sostanzialmente immobile, molto spesso, e come dire indistinto. Cosa intendiamo per indistinto? Intendiamo che in mezzo a queste mascolinità che sono state esaminate, che hanno avuto il privilegio della ricerca di cui abbiamo parlato adesso, esiste una massa immensa di uomini indistinti, anonimi, ma che sono in fin dei conti la grande massa della popolazione maschile italiana. Quella che non ha avuto ricerca, sulla quale non c'è stata ricerca, e che è quella che in verità mi interessa, mi ha interessato indagare con quei pochi strumenti che mi sono in certo senso trovato a disposizione. Questa è la mascolinità indistinta, anonima, che soffre anche del rischio dell'obsolescenza di cui parlerò dopo, di cui più tardi parleremo. Non si è fatta ricerca e non si è neanche soffermata su questa mascolinità l'attenzione dei media, perché quando parliamo di lavori sugli uomini, ma anche sulle donne evidentemente,
Non parliamo soltanto della ricerca scientifica, almeno io non parlo solo della ricerca scientifica, ma anche dell'attenzione che il sistema mediatico della letteratura cosiddetta di divulgazione, non quella più prettamente scientifica, ha dedicato al maschile e al femminile, e che sono molto importanti anche perché molto diffuse. Possiamo andare avanti. Allora, quali sono state allora le linee di ricerca del mio lavoro? Già l'abbiamo visto prima, già abbiamo fatto una introduzione che ha fatto capire grosso modo in quale direzione ho cercato di muovermi. In primo luogo, affrancamento dagli stereotipi vecchi e nuovi sul maschio italiano, sulla mascolinità italiana, e anche sulle più frequenti stigmatizzazioni, le ho definite. Se si legge la letteratura sul maschile, ci si trova davanti a un linguaggio spesso che ricorda più un cimitero che l'analisi, diciamo, di una realtà sociale come quella maschile. Le parole che trovate nella slide sono tratte da lavori fatti sugli uomini, le paure degli uomini, le solitudini, tutto pluralizzato, i fantasmi, le angosce, le ossessioni, i demoni, la miseria, ma anche l'inutilità maschile. C'è proprio un libro fatto da Telmo Pievani che si intitola Gli uomini sono inutili, la scomparsa, anche l'estinzione maschile, eccetera. Da tutta questa massa, diciamo, di suggestioni, ho cercato di affrancarmi, di starne lontano, di non riproporla, anche perché già su questo c'è molta letteratura. La negazione delle visioni dicotomiche sul maschile, dominio e vittimizzazione, il vigore e la debolezza del maschile, la determinazione dell'incertezza. Quando si parla di uomini si parla spesso di realtà polarizzate ed opposte, quello che chiamo appunto visione dicotomica, dalle quali ho cercato di stare lontano ancora una volta perché mi impedivano una visione a tutto campo sul maschile. Viceversa, massima attenzione alle differenze interne alla massa degli uomini, quindi nessuna rappresentazione di una realtà, come dire, indistinta e di massa, ma piuttosto una realtà sulla quale è necessario lavorare all'interno, classificarla, verificarla, compiere proprio un lavoro chirurgico di comprensione di quali stratificazioni si sono formate all'interno della mascolinità italiana. La lente è puntata sul cambiamento e non sulle immobilità, per quello che mi riguarda, sul cambiamento più che sulle persistenze. E infine qua devo aprire una parentesi importante, è molto complicata naturalmente perché non si può assolutamente ignorare che il Covid cosa sta combinando, cosa sta facendo nel tema che ora io sto affrontando e noi affronteremo. Quando il libro è uscito e quando il libro l'ho scritto, il fenomeno ancora fortunatamente non era comparso oggi. Non è facile comunque introdurlo nella mia analisi, anche se in verità stanno uscendo delle cose che sono importanti, e una è uscita proprio ieri dall'Istat. La ricerca mia è una ricerca che ha lavorato sui tempi lunghi, come abbiamo già detto, sui 30, 40, 50 anni che vanno dagli anni 50-60 fino più o meno a ieri, non ad oggi ma ieri appunto, all'era appena pre-Covid, mentre la pandemia, come potremmo dire fortunatamente, almeno speriamo, ci sta facendo soffrire da un periodo molto più corto, che potremmo definire un periodo medio-breve. Quindi la comparazione fra i due periodi è una comparazione complicata da farsi, perché sono periodi diversi e periodi di lunghezza di tutt'altro genere
effettivamente. Anche se poi vedremo alcuni cambiamenti che sono avvenuti, che io sottolineo nel libro, col Covid si cominciano a notare delle trasformazioni, ad esempio per quanto riguarda soprattutto il problema dell'occupazione maschile e femminile. Ne faremo una breve parentesi più avanti. Possiamo procedere? Piera, andiamo alla numero 6. Ecco, grazie. Allora, qui giusto per avere un'idea di quali sono i temi trattati nel libro, i capitoli poi fondamentalmente e le fonti. Quelli che sono i temi che io ho esaminato sono quelli che ho ritenuto essere i temi sensibili, fondamentali della vita maschile, non soltanto, della vita nazionale, anche italiana. E quindi i corsi di vita naturalmente maschili e le fondamentali transizioni della vita nostra e delle donne, di tutti, le transizioni fondamentali sappiamo che sono quelle dell'uscita dalla famiglia e il matrimonio, la nascita dei figli, eccetera, che avvengono lungo i corsi di vita che ho diviso in quattro fondamentali categorie, poi vedremo. Un capitolo che riguarda legalità, giustizia e violenza sessuale, tutte all'interno dello stesso capitolo, perché sono questioni essenzialmente di carattere maschile. Il tema della legalità e della giustizia è un problema, è una realtà ampiamente maschile. Noi sappiamo come partecipanti, non soltanto come autori, ma anche come vittime, non per quanto riguarda la violenza sessuale, che vede come vittime essenzialmente le donne, ma la violenza più in generale spesso vede come vittima gli uomini. E ho esaminato questo, in questo anche le tematiche poi contro la violenza sessuale, i problemi delle leggi, eccetera, contro la violenza di genere. Gli uomini nei media e nella divulgazione è un capitolo al quale tengo molto, devo andare molto in fretta, scusatemi, ve li descrivo solo rapidamente, poi se avremo tempo un pochettino li riprenderemo. Gli uomini nei media e nella divulgazione è forse più originale, perché ho cercato di vedere come il maschio italiano è stato rappresentato non nei lavori scientifici, quello è più degli altri capitoli, non nei lavori... diciamo nelle statistiche, eccetera, nelle indagini compiute da specialisti, ma nella grande letteratura di divulgazione, che è molto ampia, in quella di largo consumo, quella che hanno scritto giornalisti, uomini e donne, diciamo dello spettacolo, molto spesso, figure molto visibili, ce ne sono tanti, tantissimi, e da questi libri quale rappresentazione del maschile italiano esce. Purtroppo abbiamo poco tempo di parlarne perché ci concentreremo su temi più importanti, ma devo dire che è un tema estremamente interessante che pochi si sono presi la briga di esaminare. Corpi, consumi, rappresentazioni, qui siamo all'interno di una tematica parecchio esaminata sull'uomo come tende oggi a rappresentarsi come nuovo uomo molto spesso davanti a se stessa e davanti agli altri con nuovi rivestimenti, come si dice, della mascolinità. La condizione socio-economica, ecco, questa è una parte di tipo più statistico, ma però su temi che sono assolutamente fondamentali, il tema demografico, l'occupazione, la educazione, la scuola, il reddito e la salute. Tutti i temi sui quali si va a indagare la vita reale degli uomini, non tanto gli aspetti ideologici. Le fonti. Le fonti non sono state moltissime per quanto riguarda le ricerche ad hoc condotte sugli uomini. Qualcuna c'è, naturalmente sono state esaminate, e le altre sono le fonti istituzionali pubbliche e private. Ho molto lavorato sui dati Istat, dati anche di altri, del Censis, dell'Eurispes, eccetera,
oppure anche sui dati dell'Unione Europea. Devo dire che l'Istat ha lavorato benissimo in questi ultimi anni su queste tematiche, soprattutto i rapporti Istat, andando a indagare molto il discorso delle tematiche di genere, non soltanto delle donne, ma anche degli uomini, e quindi è stata una fonte molto preziosa. Possiamo procedere? Allora, comincio con alcuni risultati, siamo già a metà delle slide e forse anche a metà del tempo, credo. Naturalmente ho dovuto esaminare le differenze che si sono evidenziate attraverso l'indagine, quindi le differenze nel genere, le differenze fra i generi e le differenze fra le generazioni. Faremo solo brevi cenni su questo, le differenze nel genere persistono e aumentano, secondo me, secondo la mia analisi, quelle economiche, quelle sociali e quelle geografiche. Non possiamo parlarne assolutamente, direi, perché richiederebbe moltissimo tempo, invece mi concentrerò alla fine soltanto su poche cose. Però ad esempio è vero che nell'analisi del maschile queste differenze non vengono mai poste particolarmente in evidenza, vengono poste molto in evidenza altri tipi di differenze, certo quelle di genere, quindi quelle con le donne, ma qui parliamo delle differenze interne agli uomini, ma ad esempio quelle geografiche sono molto interessanti, le differenze fra uomini del nord e uomini del sud, e non quelle culturali, ma quelle di carattere più socio-economico, e se ne parla relativamente poco. Le differenze fra le generazioni, questo ad esempio è un tema interessante sul quale si scopre molto di nuovo, e hanno insistito, e ad esempio ha particolarmente insistito anche l'Istat, nei mutamenti qualitativi e quantitativi fra padri e figli, nel rapporto fra padri e figlio maschio anche particolarmente. Sono cambiati i ruoli, si sono trasformati, oserei dire che si sono ribaltati. Siamo abituati ad un'immagine nella quale il figlio sorreggeva e supportava l'anziano padre, ora qui siamo davanti spesso a delle situazioni che si sono, come dicevo prima, ribaltate, di padri che a volte che sorreggono il figlio soprattutto sotto i profili del reddito e del supporto familiare. Le differenze fra uomini e donne, a mio avviso, sono in diminuzione sul piano sia economico che culturale. Questo può anche meravigliare, ma dalle indagini e dagli esami dei dati economici questo risulta. Non possiamo naturalmente escludere che col Covid le cose improvvisamente ricambino, ma non ci sono dati di periodo lungo, come vi dicevo, e stabili che possano fornire sotto questo profilo delle sicurezze. Scusa Arnaldo, ti volevo dire che sarebbero rimasti 5 minuti. Sì, allora andiamo appunto all'ultimo pezzo, che riguarda, i modelli di mascolinità. Allora, attenzione a non andare troppo avanti. Ecco, modelli di mascolinità. Ecco, devi cliccare, qui siamo ancora indietro, vai avanti. Ecco. Infine, in questi ultimi 5 minuti, voglio presentarvi una modellizzazione che ho fatto della mascolinità italiana in 5 diverse categorie di uomini, fondamentalmente. Non credo che nessuno abbia mai provato a fare questo, ma potrebbe dar luogo a delle discussioni, anche a delle classificazioni ulteriori che io credo abbiano molto interesse. Ecco, se vogliamo scorrere, possiamo già andare avanti.
Io ho individuato 5 tipi di uomini e di mascolinità. La prima è di andare su cura, affetto e conciliazione. Questa qua, adesso non so, ecco benissimo. Dove abbiamo una figura di uomo, come dire, affettivo, responsabile, che punta più sulla famiglia, sugli affetti che sulla carriera, che scopre il valore della cura di sé, ma anche quello degli altri e del lavoro familiare. Abbiamo i new men, i nuovi padri, i casalinghi all'interno di questa categoria, che io ho definito benevolo, la categoria dell'uomo benevolo e conciliativo, cura, affetto e conciliazione. Andiamo in quella successiva. Separarsi dal mondo, l'uomo impaurito, è una categoria che è molto frequente anche nella letteratura di divulgazione, talvolta anche nella letteratura scientifica. Questo uomo è impaurito dall'avanzata del genere femminile, dal mondo che cambia. È un uomo debole, addirittura un uomo molle, deresponsabilizzato. È un uomo che vive drammaticamente l'attuale fase di transizione, però non manifesta delle tendenze palesemente misogine. È un uomo che subisce e non reagisce e tende a isolarsi dalle relazioni sociali. È quello che risponde alla famosa domanda: dove sono finiti gli uomini? La domanda frequente, ma non ci sono più gli uomini, dove sono finiti gli uomini? Sono quelle che definiamo vittima e in fuga. Terza categoria, andiamo in fretta, ma possiamo poi riparlarne dopo. E questa categoria è una categoria più privilegiata, reddito, consumo e mondo digitale. Questa è la categoria dell'uomo che ha scoperto la cura di sé. Non è legata a particolari orientamenti sessuali, né a delle suggestioni di carattere politico, opera nel mondo del digitale. Sono i professionisti, dispone di buoni livelli di reddito e anche di consumi. E si dedica anche alle linee commerciali specifiche per gli uomini, eccetera, eccetera. Abbiamo il metrosexual all'interno di questa categoria, una parte crescente dei giovani, e ho preferito definirla la categoria del narciso digitale. Ci sono diversi studi su questa categoria di uomini. Procediamo. Abbiamo adesso il tuffo nel passato, il maschile profondo. Questa è una figura che purtroppo ben conosciamo, che manifesta aggressività verso le donne, delle quali tollera fatica la libertà. È l'uomo che tende a rifugiarsi nel modello del patriarcato dominatore tradizionale e che si percepisce come vittima del genere femminile, ma anche del mondo moderno in generale, del sistema dei media, che indurrebbe la femminilizzazione della società. Questo uomo l'ho definito regressivo, violento. Poi abbiamo l'ultima categoria, che è l'uomo che sta alla finestra, che osserva il cambiamento femminile del mondo, che rinuncia a perseverare nei costumi patriarcali ormai appunto considerati obsoleti, ritroviamo questo termine che avevo già utilizzato in precedente. È un uomo che tende ad adattarsi, ma anche a ritrarsi dalle storiche responsabilità tipiche del maschile. È disponibile a riconvertirsi questo uomo, ma non ha individuato il percorso nel traguardo. Questo è l'uomo che abbiamo già visto precedentemente, dei percorsi, diciamo, confusi, dove non si intravede bene l'obiettivo finale. È una categoria trasversale diffusa in ogni ceto, ma si propone di una vita, diciamo, in consonanza sia con l'universo maschile che con quello femminile. L'ho definito trasformista e flessibile. Passiamo alle ultimissime due slide. A questo punto, data questa classificazione, ce ne sono altre, ma non abbiamo fatto il tempo a vederle, ho proposto un piccolo finale propositivo, sono soltanto 2 paginette, quindi facciamo in fretta a finire. Ovvero, bisogna fare delle proposte, mi dissero anche quando avevo fatto il libro precedente, mi dicevano: hai scritto il libro, hai fatto un'analisi, però alla fine che cosa proponi?
In verità il libro in sé è una proposta, secondo me, però qui mi sono anche impegnato a individuare quattro punti che sarebbero molto importanti da lavorare per quanto riguarda il maschile. I quattro punti sono il discorso del lavoro, che rappresenta oggi per gli uomini, in base a tutte le indagini fatte anche da Istat e da altri istituti sulla soddisfazione per la qualità della vita, il lavoro e il livello economico rappresenta per notevole quantità di uomini il massimo dato di insoddisfazione, ancora maggiore di quello femminile. Quindi bisogna lavorare su questo tipo di tematica, quantità e qualità del lavoro, soprattutto con ricerche anche. Non esiste in Italia una ricerca sul lavoro maschile, che benché esista in altri paesi, sulla quale bisognerebbe assolutamente impegnarsi e capire meglio qual è il rapporto di oggi, quello del passato, anche se 30-40 anni fa lo conosciamo, fra gli uomini e il lavoro. Se tendono anche a rifiutarlo più di quanto non si possa in prima misura pensare. Scuola ed educazione, fondamentale. La fuga maschile dalla scuola, l'ho definita, e la scuola come una questione di tipo essenzialmente femminile sta diventando sempre di più. La fuga maschile dalla scuola riguarda, noi sappiamo, non soltanto gli allievi. Non è che fuggano tutti, naturalmente, fuggono determinate categorie, ma la dispersione scolastica è un fenomeno essenzialmente maschile, mentre le donne dalla scuola ritraggono soddisfazioni e comunque una partecipazione qualitativa molto superiore, è sempre più superiore a quella maschile. Ma la fuga dalla scuola riguarda anche gli insegnanti. Il maestro e lo studente fuggono dalla scuola, con importanti risvolti occupazionali, culturali e comportamentali. Una delle cause della difficoltà maschile degli anni passati nel lavoro è stata proprio individuata, e non soltanto in Italia, nel cosiddetto disengagement maschile all'interno della scuola. Ultimi due punti, secondo me importanti da lavorare e da studiare: la cura di sé, la salute e il rischio vitale maschile. Esiste uno specifico maschile per quanto riguarda il discorso della salute, uno specifico maschile che reca danno a sé e agli altri. Gli uomini vivono meno delle donne, lo sappiamo, ultimamente col Covid il discorso si è trasformato, ma si è anche confermato da certi punti di vista. Sono più soggetti a incidenti d'età e sono più coinvolti nella violenza verso se stessi e verso gli altri. Quindi questo è un campo importante di studio e di lavoro. Già ora si lavora su questo, ma esistono ancora molti temi di approfondimento anche proprio di studio specifico. Quarto punto, e ultimo, la paternità e il lavoro familiare. Qui abbiamo alcune interessanti indagini secondo le quali, ad esempio, gli uomini oggi punterebbero molto sulla famiglia, molto più che sul passato. Non tutti se ne accorgono, io stesso non me ne accorgo sempre quando mi guardo in giro, però è vero che, ad esempio, rispetto alla paternità c'è un diverso atteggiamento di una parte degli uomini e un diverso atteggiamento affettivo anche riguardo ai figli e riguardo alla famiglia. Forse in alternativa alla carriera professionale. Non si esclude, secondo alcune ricerche, che le delusioni che si vivono sul piano professionale, che si sono vissute sul piano professionale da parte degli uomini, tendono poi a riversarsi nella famiglia, ma non soltanto, come purtroppo spesso vediamo, in termini, diciamo, di violenza o di indifferenza, ma anche in termini positivi di costruzione dei legami familiari migliori anche rispetto ai figli. Quindi necessità di riflessione, di ricerca, di esperienze collettive, di laboratori sugli uomini, sulla paternità, anche proprio autogestite dagli uomini. E poi anche una riflessione di uomini e donne sul lavoro familiare, perché naturalmente il tema del lavoro familiare, del lavoro domestico,
dell'impegno più femminile che maschile, non l'ho ignorato, era nei corsi di vita, in una delle tematiche che ho accennato soltanto prima, ma è un tema sul quale molto lavorare, in quanto secondo molti studi, anche condotti in Italia, ad esempio anche da sociologi torinesi molto interessanti, e bisogna lavorare molto in questo campo sulle convinzioni culturali proprio degli uomini e anche delle donne, che assegnano un valore primario al discorso della casa e del lavoro domestico, denso di significati simbolici, che però in gran parte gravano sulle donne e sulle quali gli uomini poi opportunisticamente e proficamente convivono, ancorché si impegnino un pochettino di più che nel passato. Una proposta finale, e poi ho finito, che alla prossima slide. Dalla mia rapida e più possibile relazione si capisce che i campi di studio sono moltissimi, solo averli citati mi ha fatto, come dire, impiegare molto tempo, quindi figuriamoci quanto ci sarebbe da studiare e da ragionare sul maschile italiano nella sua vita reale. Quindi una proposta che volentieri farei in questa sede è che si pensi anche ad un rapporto sugli uomini. Un rapporto, ci sono i rapporti sui giovani, ci sono i rapporti su diverse categorie sociali, sul modello di un rapporto Censis o di un rapporto come viene fatto sui giovani dall'Istituto Tognolo, ad esempio da Rosina, da sociologo e demografo Rosina e anche da altri. O sul modello dei rapporti che vengono pubblicati in Quebec. Il Quebec per molti anni ha pubblicato un rapporto sul maschile annualmente. Un rapporto che contenga non soltanto dati, ricerche, non soltanto di carattere statistico, ma anche proprio di opinioni, anche di ragionamenti, anche di ragionamenti di carattere politico, anche di quelli delle associazioni che lavorano sul maschile e sul femminile, e di confronti internazionali e di proposte. Non credo che sia facile realizzarlo, perché bisognerebbe lavorarci molto, però mi pare che manchi un tipo di studio di questo tipo, di questo genere, e quindi la proposta finale che ho fatto su quale ragionare è che si pubblichi annualmente anche un rapporto sugli uomini. Vi ringrazio e mi scuso di non aver parlato di molte cose, ma il tempo non c'era. Vediamo se ce l'abbiamo dopo. Grazie Arnaldo. Posso parlare io, Piera? Sì, puoi parlare. Aspetta che... Ecco, dunque sì, speriamo che questa sera sono collegate molte persone che lavorano proprio in ambiti specifici che riguardano un po' il mondo a cui si riferiva anche Arnaldo, e quindi è possibile che si possa smuovere qualcosa anche riguardo la possibilità di che si possa realizzare un rapporto periodico, come diceva Arnaldo, sugli uomini italiani. Arnaldo, nell'ultima parte della sua relazione, ci ha fatto vedere alcuni punti sui modelli della mascolinità. A tal proposito, nell'ultima parte della relazione, Arnaldo Sappallacci faceva riferimento a dei modelli di mascolinità. E mi è venuto in mente che a tal proposito è interessante rilevare come, per esempio, per le nuove generazioni, la nostra fissazione per le etichette in larga misura non funziona. Prendiamo ad esempio il fenomeno dei femboy. C'è stato di recente un bel articolo che è apparso sull'Internazionale. E questa parola ha cominciato a essere utilizzata proprio dagli adolescenti maschi per ridefinire proprio la loro idea di mascolinità, e sempre in maniera più frequente sui social network, soprattutto su TikTok. E questa definizione femboy
non si riferisce assolutamente a un'identità di genere o a un orientamento sessuale, ma a una forma di espressione in cui si ritrovano giovani con caratteristiche molto diverse, che sono accomunati proprio solo dal solo fatto di volersi emancipare da un modello di mascolinità che considerano troppo rigido e anche troppo limitato. Sono atteggiamenti che secondo me è interessante seguire, perché di fatto poi prendono molto spesso le distanze anche da una visione di maschilità egemonica e arrivano anche a sbeffeggiare il problema della legittimità del patriarcato. La relazione del professor Sandro Bellassai, Maschi Mutamento, è sicuramente un'ulteriore occasione di approfondimento riguardo a cosa significhi essere un maschio oggi, quali mascolinità innovative e creative proprio dal punto di vista della complessa relazione che c'è tra mascolinità e cambiamento sociale si sono inserite e poi si possono ancora inserire tra quegli spazi lasciati deserti dalla polarizzazione forzata tra le cosiddette mascolinità alfa e mascolinità omega. Passo però comunque ora la parola al storico Sandro Bellassai, docente di storia di genere presso l'Università di Bologna, sede di Forlì. Bellassai ha condotto ricerche sui generi e culture politiche in età contemporanea. Svolge da circa 20 anni attività di formazione e sensibilizzazione sui temi delle identità e relazioni di genere. Ha curato con Maria Malatesta Genere e mascolinità, uno sguardo storico, pubblicato nel 2000 da Bulzoni. È autore, fra l'altro, di La mascolinità contemporanea, pubblicato nel 2004 da Carrocci, della legge del desiderio, il progetto Merlin e l'Italia degli anni 50, pubblicato sempre da Carrocci nel 2006, ed ha pubblicato L'invenzione della virilità, ed ha scritto L'invenzione della virilità, politica immaginario maschile nell'Italia contemporanea, pubblicato nel 2011 da Carrocci, che anche in questo caso femminile, maschile e plurale ha avuto modo di presentare a Ravenna nel 2012. Passo la parola a Sandro. Grazie Marina, mi sentite? Spero, sì. Spero di sì. A me è stato chiesto di fare un intervento con un taglio storico, probabilmente perché di mestiere faccio questo, faccio lo storico. In effetti negli ultimi anni mi sono un po' dedicato a ricostruire vicende, passaggi, conflitti del genere maschile e in generale delle relazioni di genere, diciamo negli ultimi 150 anni, quindi in età contemporanea. Oggi però, anche perché il titolo di questo seminario è Maschi Oggi, quindi non so quanto senso avrebbe parlare di uomini di 100-120 anni fa, vorrei dedicarmi a uno scenario di, diciamo, passato prossimo, cioè un periodo molto più vicino a noi in cui ancora tutto sommato siamo immersi, cioè sostanzialmente alcuni elementi, perché certo il tempo è quello che è, quindi farò una brutalissima selezione di spunti degli ultimi più o meno 40-50 anni, cioè a partire da un passaggio secondo me epocale per la storia delle relazioni di genere e per l'identità maschile in particolare, che è quello degli anni 60-70 del Novecento. Quindi da questo momento in avanti fino ad arrivare ai giorni nostri, è una storia che in cui siamo ancora immersi, che dura fino a ora. Occuperò in particolare di rappresentazioni, cioè quindi non tanto come gli uomini sono, quello che fanno, eccetera, ma come si presentano, come si rappresentano, come vengono soprattutto rappresentati. Quindi sostanzialmente il contesto è quello, dal mio punto di vista, di un trapasso
epocale del virilismo classico che si è consumato, diciamo così, circa 40 anni fa, 50 anni fa. Che cosa vuol dire virilismo? Che cosa intendo per questa parola? Allora, in questo contesto, nelle cose di cui parliamo oggi, possiamo intendere virilismo come la dimensione ideologica del patriarcato, cioè il lato, diciamo, più simbolico, più culturale del patriarcato, che come diciamo orizzonte complessivo è un sistema che coinvolge anche ovviamente strutture economiche, sociali e non solo rappresentazione, non solo il simbolico. In particolare con virilismo voglio mettere l'accento sul lato maschile della questione, sulla percezione maschile di questa faccenda, laddove appunto il concetto di virilità, la virilità come valore politico per la storia del genere maschile in Italia, ma non soltanto in Italia, insomma, ha assunto storicamente una rilevanza assolutamente drammatica, cioè qualcosa che riguarda, secondo molte voci maschili un po' apocalittiche, appunto l'esistenza stessa dell'umanità e della convivenza civile come la conosciamo oggi. Possiamo dire che se prima di questo passaggio, appunto di 40-50 anni fa, il maschile, tra virgolette, ortodosso, cioè un uomo, una figura maschile virile, potente, dominante, eterosessuale, quindi diciamo la figura egemone del maschile, se prima poteva vantare una scontata superiorità sulle altre identità di genere, ora questa supremazia da quel momento in poi non è più indiscussa, non è più percepita come qualcosa di naturale e intoccabile, perfino nel senso comune. Cioè a livello sociale, in questa ultima fase storica, in questi ultimi decenni, adesso viene legittimato anche un relativo, limitato, ma comunque importante, pluralismo delle identità di genere, anche all'interno del maschile e all'interno del femminile. Vi invito sempre a fare un raffronto con il passato, cioè con i decenni e addirittura con i secoli precedenti, naturalmente. Per quanto sappiamo tutte e tutti questa libertà, questa situazione apparentemente più aperta abbia infiniti limiti, contraddizioni, problemi oggi, proviamo a immaginare che cos'era 100 anni fa o più avanti, per esempio nell'epoca del ventennio fascista. Soprattutto mi sembra che oggi, ripeto, quando dico oggi, in termini storici intendo gli ultimi 40-50 anni, il genere maschile vede pian piano ridursi, erodersi la propria facoltà tradizionale, classica, di affermarsi come un soggetto neutro, un soggetto universale, cioè che rappresenta da solo l'intera umanità. Questo cambiamento sulla scena della cultura, dell'immaginario condiviso, delle rappresentazioni, si collega in particolare a un fenomeno anche mediatico molto importante dal mio punto di vista, che è poi il vero centro del discorso che propongo oggi. Cioè in questi ultimi decenni noi assistiamo a qualcosa di inedito. Il maschile emerge dall'invisibilità. Che cosa intendo dire? Invisibilità naturalmente non la intendo nel senso di assenza sulla scena degli uomini, anzi la storia, lo sappiamo, è tutta una galleria e ancora oggi in prima fila, ovunque, a tutti i livelli del potere, noi vediamo soprattutto, quasi esclusivamente, anzi figure maschili. Sto parlando di un occultamento della propria parzialità, della propria specificità in quanto uomini. E cioè oggi gli uomini appaiono sulla scena in quanto uomini molto più che in passato. Cioè emerge in maniera molto più visibile di prima la loro appartenenza di genere, la propria mascolinità, cioè ciò che negli uomini rimanda all'essere maschi, quindi all'essere la parte maschile dell'umanità e non l'umanità in senso
generico. Questa invisibilità non è solo una questione, come dire, estetica, ma è ovviamente strettamente legata alla posizione del potere, alla posizione strutturale del potere. Questa dinamica è una dinamica che non riguarda classicamente soltanto i generi, cioè è un classico che il soggetto al potere, in vari scenari del passato o anche del presente, nel suo agire, nel suo autodefinirsi, come dire, supera la propria parzialità, la trascende, cioè si mostra non come un soggetto fra gli altri, ma come il soggetto. Questa invisibilità della propria specificità, ripeto, può essere anche temporanea, può essere più o meno ampia, comunque una condizione da cui si ha il privilegio, in quanto appunto soggetto dominante, di entrare e uscire praticamente a piacimento. Tutti noi sappiamo e abbiamo sempre saputo che si tratta di, come dire, di un teatro, di una finzione, cioè di una convenzione sociale, appunto strettamente legata alla posizione del potere. Nel caso delle identità di genere e quindi della storica asimmetria di potere tra i generi, questa dinamica del soggetto dominante che si rende invisibile in ciò che ha di specifico è chiarissima, diciamo, fino all'estremo. Cioè le donne nella, diciamo, cultura di massa, nel senso comune, sono sempre visibili in quanto donne, cioè il loro essere donne è immediatamente si vede a occhio nudo, insomma, cioè sono sempre sessuate. Gli uomini a volte lo sono, a volte no, cioè possono, come dire, presentarsi a seconda delle convenienze come soggetti neutri, cioè come esseri umani per antonomasia, oppure come maschi, quindi come parte maschile dall'umanità. Però cosa succede? Se io maschio mi travesto da soggetto universale, quindi da personificazione, diciamo, dell'identità umana generale a specifica, il risultato sarà che la dimensione sessuata, cioè quello che rimanda al genere, della mia identità, cioè esattamente la mia mascolinità, potrà anche in certe condizioni essere sottratta alla vista, cioè potrà benissimo risultare invisibile. Questa procedura di rendere invisibile la propria specificità è strettamente legata alla riproduzione del potere, perché nel momento in cui io nascondo quella parte della mia identità su cui in realtà sto basando la mia posizione di supremazia, io di fatto la sottraggo, come dire, al campo visivo e quindi la rendo, come dire, anche dialetticamente, politicamente intoccabile, inarrivabile, cioè non si può mettere in discussione, non si può criticare o non lo si può fare tanto facilmente qualcosa che non è possibile neanche nominare, qualcosa che non è possibile individuare e vedere in modo chiaro. Un esempio che faccio spesso, perché mi sembra molto chiaro almeno a me, di questo concetto di invisibilità del maschile è un episodio che mi è capitato personalmente di vivere anni fa, cioè due persone che stavano all'università preparando una lista di persone da invitare a un convegno, a un certo punto una delle due dice all'altra ma sono tutti maschi, e l'altra persona risponde non me ne ero accorto. Ecco, questo io intendo esattamente come invisibilità del maschile. Se fossero state tutte donne, questo fatto come dire, avrebbe risaltato immediatamente agli occhi. Il fatto che fossero tutti maschi, come dire, non era immediatamente visibile a occhio nudo, ci è voluto, come dire, un piccolo spostamento di visuale. Questo ce la dice lunga, secondo me, su questo meccanismo dell'invisibilità che spesso viene dato per scontato. Ora, ho detto, negli ultimi 50 anni gli uomini, in sostanza, in sintesi, sono diventati sempre più visibili in quanto uomini. Nell'ambiente mediatico, nella comunicazione mediatica, questo vuol dire anche che il loro corpo sessuato è sempre più esposto. Tutto questo quindi ha a che fare con una nuova nudità, anche proprio iconografica, del maschile.
Questo è un fenomeno che viene dagli studiosi dei media già rilevato in Italia a partire dagli anni 90. Ricordo un saggio di Ugo Volli, per esempio, dei primi anni 90, che dice il nudo maschile è sempre più presente nella comunicazione pubblicitaria e mediatica. Perché un uomo vestito da idraulico, per esempio da medico, potrebbe anche essere un soggetto la cui identità professionale nasconde e quindi rende invisibile il genere stesso di quel soggetto. Mentre un uomo nudo è percepito come un uomo e basta, cioè chiaramente un maschio. Il suo essere un soggetto sessuato diventa immediatamente evidente. Quindi nuova visibilità sessuata del genere maschile vuol dire anche corporeizzazione, in un certo senso, della rappresentazione del maschile. Questo fenomeno della corporeizzazione delle identità di genere non riguarda soltanto il maschile, ma con esiti, come dire, nefasti, investe grossolanamente, ampiamente, massicciamente ovviamente anche le donne. Cioè noi da decenni ormai assistiamo all'esposizione mediatica neanche di corpi di donne, ma di pezzi di corpi di donne, cioè un'erotizzazione spinta dell'immagine delle donne. Questa situazione, che a me sembra abbastanza chiara, nasce nei primi anni Ottanta nel mondo mediatico ed è per moltissimi aspetti una specie di una vera e propria rivincita, una revanche maschile dopo gli anni 70, dopo gli anni della rivoluzione femminista, prende anche la forma di un tentativo di ripolarizzazione virtuale dei generi. Cioè, a partire dagli anni Ottanta si tenta di proporre una rappresentazione del maschile e del femminile che si rifà, come dire, a delle posizioni, condizioni, a delle vocazioni naturali di ogni genere piuttosto, diciamo, tradizionali. Cioè, l'uomo è legato alla sfera del potere, la donna è il riposo del guerriero, sostanzialmente. C'è in Italia, soprattutto in Italia, una costruzione ossessiva delle donne come puro oggetto sessuale, questo lo sappiamo. Forse la prima trasmissione televisiva che usa chiaramente, esplicitamente questa dinamica, questo meccanismo è Drive-In, se vi ricordate, del 1983. Cioè le donne sono praticamente ridotte, nel senso proprio quasi geometrico, al proprio corpo. È una degradazione sofisticata dal punto di vista tecnico delle identità delle donne nel loro complesso. Ora, la nudità del maschile, questa nuova nudità del maschile di cui parlavo, in un certo senso è il risultato della somma di questi due fattori. Da un lato il declino della storica invisibilità del maschile in quanto tale, dall'altra la crescente corporeizzazione dei due generi. Questo denudamento mediatico del genere maschile chiaramente è connesso una specie di emersione dalla clandestinità degli uomini in quanto genere, cioè un fenomeno che è allo stesso tempo, dal mio punto di vista, causa ed effetto di quella perdita storica di assolutezza del genere maschile, in quanto unico soggetto pienamente sovrano, pienamente integro sul piano dei diritti. Questa perdita, questa fuoriuscita dalla clandestinità produce il massimo grado di vulnerabilità identitaria che il genere maschile abbia conosciuto, abbia raggiunto nella storia recente delle relazioni di genere. Quindi si tratta di una nudità identitaria a tutto tondo. Bisogna però anche dire che a cavallo del millennio questa epifania della corporeità sessuata presenta anche un carattere politico fortemente ambivalente. Cioè, da un lato rappresenta una sorta di abbandono forzato, appunto, della tradizionale invisibilità come attributo del potere, e quindi si configura come una specie di cortocircuito oggettivo dei processi virilisti di riproduzione della supremazia. Gli uomini non possono più automaticamente, come dire, continuare a presentarsi come soggetti neutri, sono nudi e quindi appaiono a chiunque come soggetti sessuati. Dall'altro però è anche questa corporeizzazione crescente un estremo tentativo di riaffermare identità di genere nette e
polarizzate, come a volere scongiurare quella confusione dei generi che da sempre è considerata la nemica mortale della logica virilista stessa. Cioè, come se di fronte a una linea di demarcazione che si percepisce come sempre più confusa tra i due generi, intesi ovviamente in senso dicotomico, qui c'è il rosa e qui c'è l'azzurro, non rimane altra soluzione che affidarsi a, sempre di più a quello che tipicamente viene considerato il grado zero dell'identità sessuata, cioè il corpo nudo, nudo e quindi naturale e quindi vero nel suo essere inconfondibilmente maschile o femminile. Sto parlando naturalmente di come funziona la percezione, diciamo, sociale di questo, questo non è quello che penso io. Però un re nudo, altro problema, è innanzitutto un sovrano la cui mascolinità è inevitabilmente appunto visibile e quindi anche problematizzabile, discutibile. Se gli uomini sono posti al centro della scena proprio in quanto esseri umani sessuati, il risultato è che il maschile viene abbassato al rango di uno dei soggetti dell'umanità. Quindi gli uomini eterosessuali, bianchi, insomma, l'uomo mainstream, diventa suscettibile di osservazione e valutazione dall'esterno, e cioè innanzitutto dal punto di vista femminile. Questo conferisce un potere inedito storicamente al giudizio delle donne sugli uomini stessi e sui loro corpi. Se i corpi degli uomini quindi si prestano a farsi, volenti o nolenti, diciamo così, a farsi oggetto dello sguardo e del desiderio femminile, questo vuol dire che si afferma un nuovo regime di visibilità del maschile eterosessuale, il che può essere fonte di molta ansia per il genere maschile stesso, come poi vedremo con un piccolo esempio in conclusione. Dal punto di vista maschile, si tratta di una sconfitta o di una nuova opportunità? Punto interrogativo. In realtà, se noi guardiamo al contesto storico, una sconfitta epocale del virilismo c'era già stata e non aveva avuto origine sul piano della rappresentazione dei corpi maschili. Semmai erano state le due dimensioni della nuova libertà femminile da un lato e dei processi di modernizzazione a denudare quel tallone di Achille di una virilità troppo mitologica per essere credibile, per essere riproducibile all'infinito nell'era contemporanea, l'era della razionalità, dello scetticismo e della secolarizzazione. Infatti la rivoluzione neofemminista degli anni 70, nonostante gli innumerevoli tentativi anche successivi di esorcizzarla, tra cui appunto la riduzione delle donne a corpo, a oggetto, di cui ho già parlato, quella rivoluzione ha mortalmente colpito un'intera cosmologia, un'intera rappresentazione del mondo virilista, misogina, omofobica. Dall'altra parte, anche però la deindustrializzazione, la fine del fordismo degli anni 80-90, che si è saldata a dinamiche di precarizzazione del lavoro già evidenti negli anni 70, e non ultima si è saldata anche alla controffensiva neoliberista, che ha non soltanto superato, ma reso letteralmente anacronistici agli occhi di tutti le identità e l'orgoglio di classe. Ecco, tutto questo ha distrutto violentemente un enorme fattore di sicurezza identitaria maschile, cioè quella sicurezza che per lunghissimi decenni derivava dalla centralità sociale del lavoratore maschio in quanto fondamento dell'umanità presente e futura, no? Futura umanità è le ultime parole del famoso inno dell'Internazionale, ma anche l'articolo primo della Costituzione dice l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Ora, questa situazione complessiva alla fine del millennio trova varie rappresentazioni nelle arti, nel cinema in particolare. E qui mi avvio a concludere, cito soltanto un solo esempio, ma dal mio punto di vista molto interessante e molto significativo. Un film britannico del 97 che probabilmente molti di voi avranno visto, magari anche con gusto, perché è una commedia che si vede molto volentieri, ma non è solo una commedia che fa ridere, ma mette secondo me in scena con interessante lucidità buona parte degli effetti di tutti questi cambiamenti sulle vite concrete degli uomini.
Sto parlando di Fulmonti, forse vi ricordate questa commedia dove ci sono questi operai che alla fine, per insomma, provare a sbarcare il lunario, diciamo così, si inventano questo strano, patetico spogliarello maschile. Ora, Fulmonti, al di là degli aspetti ironici, molto piacevoli, eccetera, in realtà mette in scena un discorso molto interessante. Cioè, da una parte presenta in modo molto chiaro gli effetti sessuati della deindustrializzazione sulle vite concrete degli uomini. Questi sono operai di un'acciaieria che si trovano all'improvviso in mezzo alla strada. Mette in scena la loro percezione angosciata di un mutamento femminile epocale. C'è una scena in cui, dal buco della serratura, uno di questi uomini vede nel bagno delle donne usare il bagno in piedi come gli uomini, e se ne esce sconvolto. Ha detto: qui siamo alla fine del mondo, questa è una mutazione genetica, noi siamo come dei dinosauri. Cioè, quindi questo cambiamento del femminile visto come minaccia diretta all'integrità dell'identità maschile. E infine questa decisione che loro prendono, economicamente diciamo necessitata, di farsi oggetto dello sguardo desiderante delle donne. Questa commedia quindi descrive in maniera minuziosa gli effetti di un vero e proprio denudamento sessuato che gli uomini, che questi protagonisti esperiscono, di cui fanno esperienza, sull'autorappresentazione di questi protagonisti in quanto uomini, cioè una vera e propria scoperta del proprio corpo, perché nella prospettiva di doversi poi esibire nudi, eccetera, cominciano ad accorgersi di avere un corpo e ad accorgersi di come è fatto questo, non ne sono quasi mai molto contenti, insomma, e soprattutto scoprono la vulnerabilità della dimensione del proprio corpo di fronte a questo scrutinio pubblico delle donne. Quindi l'accettazione da parte di questi uomini di un denudamento totale, appunto Fulmonti, implica contemporaneamente la rinuncia al privilegio dell'invisibilità sessuata, il riconoscimento di una potestà giudicante femminile che incide immediatamente sulla propria autostima, come a parti rovesciate è stato ed è ancora tantissimo per le donne praticamente da sempre, e infine la condivisione tra maschi di una dolorosa sensazione di vulnerabilità sessuale. Ora concludo riassumendo queste poche e confuse note, scusatemi anche per motivi di tempo, ma ci sarà, spero, anche possibilità, se volete, nel dibattito di approfondire qualche punto. Il tracollo dell'ordine virilista novecentesco ha sottratto agli uomini il privilegio della neutralità in quanto attributo di una superiorità sessuata che per tantissimo tempo si è voluta trionfale e indiscussa. Sul piano dei linguaggi mediatici questo fenomeno si è tradotto negli ultimi decenni anche in un declino dell'invisibilità del maschile in quanto tale, e quindi in una nudità iconografica, mediatica, ma io direi anche più profondamente politica del genere maschile stesso. Grazie. Grazie Sandro per questo tuo bello excursus. Quindi abbiamo sentito che Sandro ci ha fatto capire che il virilismo, che era nato nella fin de siècle, seppur abbandonato la scena principale, in qualche modo le dinamiche culturali e le politiche maschili che lo avevano prodotto non sono del tutto scomparse. Ci ha fatto un quadro di una storia un po' di insicurezze e anche di angosce maschili che hanno pesantemente condizionato i livelli di democrazia e di libertà. Ma questa storia non è ancora conclusa e vediamo se un cambiamento di paradigma ci sarà, come ci si riuscirà in qualche modo a uscire da questa storia. Però io adesso vorrei dare la parola, visto che è rimasta solo circa una mezz'ora, la parola a tutte le persone che sono intervenute. E ringrazio comunque ancora i relatori. Beppe Padan vuole intervenire, prego.
Può riattivare l'audio, perfetto, grazie. Grazie. Ma una cosa molto breve, io sono molto contento di aver potuto ascoltare da Sandro e da Arnaldo queste due queste riflessioni articolate. Vorrei che diceste qualcosa su una difficoltà che io trovo molto ancora molto persistente e che non ho capito bene se c'era nei vostri interventi. Il fatto che le istituzioni, io parlo dei comuni, delle regioni, insomma delle istituzioni pubbliche, le ASL, non tanto gli enti scientifici di ricerca, ma le istituzioni sembrano sempre ancora molto molto refrattarie, molto lontane dall'occuparsi, dal sentire la urgenza e la indispensabilità di occuparsi, di mettere al centro dell'amministrazione, della società, della vita della comunità, proprio considerare le relazioni tra il cambiamento del maschile, le relazioni uomo-donna, insomma, tutte queste problematiche che voi avete così sintetizzato, ma che nei vostri libri ho letto sempre con molto interesse. E però quando ci incontriamo su questo terreno, io mi trovo sempre di fronte a dei muri di gomma terribili, insomma. Non dico a volte anche da qualche donna, ma soprattutto gli uomini sembrano proprio solo interessati ai lavori pubblici e quelle cose lì, insomma, all'urbanistica, eccetera. Insomma. Ecco, vorrei sentire cosa pensate di questo, grazie. Ecco, volevo dire che il primo intervento ha dimenticato di dire che il femminismo si è mosso pesantemente nel rivendicando una sessualità. Ecco, si è mosso per disagi nella vita sessuale. E credo che appunto la cosa che viene richiesta agli uomini sia un lavoro sulla sessualità nella relazione sessuale che non hanno mai fatto, un impegno molto più relazionale di quanto non facessero precedentemente. Ecco, il fatto anche di avere condiviso la vita sessuale con gli uomini nei lupanare oggi li vede molto più in intimità con le donne e in difficoltà. È interessante, ma molto interessato alla seconda relazione, e credo che i risvolti di cambiamento politici che questa comunicazione tra uomini e donne sia la cosa poi di interesse generale importantissima, ecco, perché un'altra politica prende piede se non parla l'uomo da solo e tra uomini, ma deve parlare, ma impara, si esercita a parlare con le donne e dunque con ogni altra forza del pianeta per mediare e rendere la vita sostenibile a tutti. Allora, su quello che ha detto Beppe Pavan non ho sinceramente niente da aggiungere, sono del tutto d'accordo con lui. Le istituzioni hanno una vocazione autoconservativa dal punto di vista delle logiche, delle strutture di potere che tutte e tutti insomma conosciamo, quindi forse non c'è bisogno di spendere molte parole su questo.
Per quello che diceva dopo la mia relazione Marina, mi è fatto venire in mente una cosa forse da aggiungere. Io ho parlato di trapasso di quel virilismo, non di qualsiasi virilismo, cioè di quel virilismo che si era fondato su un'affermazione roboante, rumorosa della superiorità maschile sulle donne. Era un clima culturale, un paesaggio culturale per cui, per fare uno tra i miliardi di esempi, si poteva scrivere su testi scientifici che il cervello delle donne era meno pesante, per cui le donne non erano adatte per ricoprire ruoli di amministrazione, di gestione, cioè, e potremmo pensiamo al fascismo, insomma, che è stato un po' l'apoteosi di tutto questo. Quindi se guardiamo a quel passato, da un certo punto in poi non è stato più possibile, almeno formalmente, dire le donne sono inferiori biologicamente, fisiologicamente, e quindi insomma, poi magari ovviamente la disuguaglianza e la discriminazione trovano altre strade molto più oblique, molto meno frontali, diciamo così, per procedere, per riprodursi, comunque per creare infiniti problemi. Però perlomeno quella piedistallo, diciamo, pubblico, trionfale della virilità non è più qualcosa su cui gli uomini possono contare, e questo è già, diciamo, sufficiente per gettare nel panico buona parte del genere maschile, perché quando io dico che quel virilismo è trapassato, aggiungo anche che se è morto, se è vero che è morto, ma possiamo discutere su questo, sicuramente non è stato sepolto. Cioè non è avvenuto, diciamo, il funerale, che è poi quel rito per cui si gira pagina, le comunità, come dire, attraverso, elaborano il lutto e passano avanti. Cioè noi siamo di fronte a folle di uomini che sono orfani, orfani lacrimosi, come dire, di quella superiorità, di quel virilismo, di quel tempo, di quell'età del loro virile, e non riescono a farsi una ragione di un cambiamento che secondo loro li minaccia non solo in quanto maschi dotati di potere, ma proprio in quanto esseri umani, cioè li annienterebbe come identità umana di persona, ecco, perché per una mentalità maschile tradizionale è inconcepibile immaginare una identità maschile, un'identità di genere, come dire, integra, sana, che sta bene, avulsa da quel piedistallo del potere, cioè perché le due cose sono sempre state legate storicamente, e gli uomini continuano ad avere paura delle donne, continuano ad avere una terribile paura delle donne. Tutta la storia dell'umanità è probabilmente leggibile come una continua guerra dei tempi di Adamo ed Eva, se non prima, che gli uomini hanno condotto nel tentativo di contenere quello che in realtà sapevano benissimo era essere un potere femminile, un grande potere femminile, nonostante appunto, e forse anche per questo, le abbiano sempre descritto le donne come il sesso debole, no? In realtà gli uomini hanno sempre saputo molto bene che le donne sono forti, sono potenti, e quindi hanno costruito queste enormi architetture patriarcali per cercare di contenere. Ecco, ma se ci si condanna all'infinito a questo, diciamo, a questa missione di guardiano notturno dell'altro genere, naturalmente, come dire, non si sta tanto bene dal punto di vista del proprio equilibrio, della propria serenità, della propria soddisfazione, come dire, esistenziale, e nel momento in cui le cose cambiano in un modo che non era previsto, perché appunto è stato, appunto, come è stato detto da tante femministe, l'imprevisto, no, del femminismo e della libertà femminile, allora gli uomini si trovano completamente spiazzati, perché è una situazione, come dire, che non era contemplata nella storia passata, presente e futura del mondo. Se riusciamo come uomini, io faccio proposte come Arnaldo, non ne sono capace, però dico solo, se riusciamo come uomini, ma tutti gli uomini collettivamente, a uscire da questa mentalità, come dire, monarchica e non repubblicana, per cui può esistere soltanto un ordine gerarchico e se no è il caos, dopo di me il diluvio, come dicevano i sovrani assolutisti, allora a quel punto forse, come dire, faremo meno danni
alle donne, all'umanità, a quei generi che non rientrano in un maschile canonico, eterosessuale, dominante, bianco, eccetera, eccetera, ma forse staremo anche forse un po' meglio noi stessi e magari saremo anche un po' più liberi noi stessi. A me piace citare quel signore, e chiudo, con la barba bianca, che diceva: la classe operaia, liberando se stessa, libera tutta l'umanità. Ecco, parafrasando Marx, possiamo dire: le donne, liberando se stesse, come dire, ci propongono di liberare l'umanità. Poi sta a noi, come dire, non dico ascoltarle e ubbidire, perché non si tratta di questo, ma perlomeno, come dire, cogliere quel grande messaggio e quella strada di libertà che hanno aperto le donne. Grazie, prego Arnaldo. Sì, per quanto riguarda la domanda che ha fatto Beppe, vorrei che se potesse specificarlo un minimo di più, perché l'intervento delle istituzioni che si interessano, volevo capire in che senso. Per me è molto importante, no? Il discorso, se soltanto l'ho intuito, ma non sono sicuro di averlo intuito perfettamente. Lo puoi specificare in pochi secondi meglio, che mi interesserebbe molto, oppure non abbiamo tempo? Forse Beppe mi ha sentito. Beppe. Sì, sì, ma se posso, cioè, intendevo proprio quello, pensavo che fosse, cioè, mi sembra che non dovremmo, come dire, indagare, analizzare in modo critico e propositivo quello che hai fatto anche tu nel tuo libro e nelle slide che hai presentato nell'intervento di oggi. Questa carenza, che secondo me è molto evidente, molto, io la sento molto forte nelle mie relazioni con le istituzioni, da parte appunto della carenza istituzionale nei confronti di queste problematiche, di queste tematiche che sono quelle che avete messo voi sul tappeto oggi, che sono appunto che la comunità umana è prima di tutto uomini e donne in relazione tra di loro, all'interno dei loro generi e con il resto del mondo. Ma tutto il resto deve servire a favorire la qualità di queste relazioni. E invece le istituzioni mi sembrano più occupate a tutto il resto, e questo terreno, questo campo della qualità positiva delle relazioni è lasciato penso alla scuola, penso alle carenze, ma proprio dei comuni, delle amministrazioni, eccetera. Non so se è un po' più chiaro, sì. Questo è il tema che vorrei vedere più indagato e più analizzato e più criticato e più sottoposto anche a... Certo, ma alla fine io concludevo con qualche proposta di cui dovrebbero farsi carico eventualmente le istituzioni. Chiaramente il libro mio è puntato sul maschile, come anche altri lavori che ho fatto. La richiesta però di un intervento pubblico è sempre continuamente presente tra le righe, no? Altrimenti tutti i discorsi che vengono fatti non avrebbero significato e comunque non avrebbero sbocco se non ci fosse prima o poi un intervento di carattere istituzionale. Io l'ho messo in evidenza anche proprio all'inizio, ma non è soltanto un'idea mia. Ad esempio, non so, Elisabetta Ruspini, che lavora molto in questo campo qua, è stata quella che l'ha posta in evidenza parlando delle biografie maschili e femminili, laddove proprio si parlava, Beppe ricordavi, no? La prima, seconda slide mia, e ho preso molto da Elisabetta in questo senso, dell'intervento pubblico e istituzionale, che per le donne in certa misura c'è stato, chiaramente come categoria di svantaggio, il corso delle pari opportunità, condivisibile o meno, è fatto apposta perché si ritiene che qualcuno abbia meno opportunità di altre e possa quindi da questo punto di vista porsi ad un livello meno deprivilegiato. Invece gli uomini no, quindi il discorso di un intervento istituzionale è giusto, come l'abbiamo messo giù fino adesso, però non è ancora nel senso che tu dici, e che invece è importante, sarebbe molto importante arrivarci. Una mia collega, la professoressa Graziella Giovannini, che è anche molto amica di Enzo Morgagni, sociologa, eccetera, mi diceva: Arnaldo, dopo che hai scritto diversi libri sugli uomini, sarebbero di scriverne uno
sugli uomini che si stanno trasformando, secondo te, e lei comunque è d'accordo con me, più di quanto altri non pensino invece, che invece tendono a vedere parecchio la persistenza, dice ora che ci mettiamo a scrivere un libro proprio nel senso che tu dicevi delle cose che dovrebbero fare le istituzioni, cioè il miglioramento delle relazioni fra due entità che stanno appunto trasformandosi, cioè uomini e donne. Dice perché tu guardi molto quella maschile, a cui tutti, non tutti concordano con quello naturalmente che anche dico io, ma meno a quella femminile. Vediamo di scrivere un libro che parli proprio della trasformazione maschile come tu la vedi, ma poi anche di una trasformazione femminile e dei possibili percorsi proprio di conciliazione e di relazione diversa. Per me il momento è molto positivo da questo punto di vista. Cioè, la mia personale idea è che il momento è positivo, non abbiamo avuto tempo di parlarne, perché e poi chiudo, mi dispiace di non rispondere a tutto. Da questo punto di vista è positivo. Il mio capitolo del libro trattato anche della tematica della violenza, è un libro, è una tematica che non ho mai ignorato, anche nel primo l'ho fatto, non lo pongo come primo tema perché non è la mia idea, ma ne ho sempre parlato della violenza di genere, non sono specializzato, e alla fine dicevo che in fin dei conti proponevo che si approfondisse molto la tematica del rispetto, anche proprio come categoria relativamente astratta, e a partire dalle scuole, del rispetto a cui dovrebbero pensare di dedicarsi nello studio, eccetera, eccetera, e gli uomini ma anche le donne, Il discorso della relazione che tu fai, del miglioramento della relazione, nasce anche da un approfondimento della tematica del rispetto reciproco di tutti e di tutte nei riguardi di tutti e tutte, E ci vorrebbe certamente anche una presenza di carattere istituzionale, rispetto alla quale però non ho chiaro in quali termini potrebbe avvenire. Però il fatto che donne e uomini in trasformazione si debbano rincontrare è un fatto importante sul quale anche certamente le istituzioni dovrebbero lavorare. Questa tematica dell'incontro forse non è effettivamente molto trattata, anche io stesso non me ne interessa più di tanto. Parlo più di come sono cambiati gli uomini, perché il momento è positivo e finisco, perché c'è una trasformazione maschile, secondo me, che molti non vedono, ma secondo me c'è. E le cinque categorie le ho fatte apposta per fare vedere che da qualche parte non si stanno trasformando gli uomini, perché le cinque categorie non sono cinque categorie di uomini che si stanno trasformando, ce ne sono almeno due o tre di uomini che non si trasformano neanche un po', perché c'è anche la categoria dei violenti che certamente non si è trasformata, ma ce ne sono altre invece che sono molto più aperte. E da una parte, dall'altra parte c'è quello che io chiamo il nuovo potere delle donne, rispetto al quale non ho dubbi, cioè non ho dubbi sul fatto che sia molto meno di quello che avrebbe dovuto esserci, ma sul fatto che sia molto aumentato rispetto al passato. Non tutti concordano su questo, lo so. Allora, queste due cose messe insieme, una relativa crisi maschile, incertezza e i percorsi che ho definito così, del tutto indeterminati, nei quali gli uomini si sono in questi anni avventurati senza ben capire dove andavano a parare, da una parte, ma dall'altra il potere sicuramente maggiore delle donne, che anche nella famiglia esercitano e gli uomini riconoscono, ad esempio rispetto al discorso della cura dei figli, qui ci sono esempi interessanti, i lavori che ha fatto Marco De Riu su questo, sulla genealogia maschili, che si stanno perdendo. Bene, queste cose messe insieme possono creare nuove relazionalità, fra il maschile e il femminile. E purtroppo sono temi profondi sui quali possiamo soltanto rispondere rapidamente, vediamo.
vedo se vale la pena di scrivere questo libro. Grazie. Uomini e donne che si incontrano, capito? Visto che ci vuole un altro, qualcuno che mi aiuti. Scusate. Grazie Ernando. C'è una domanda scritta da parte di Anna Fariello, alla quale ha risposto sempre in chat Alessandro Bellassai sui termini maschilità e mascolinità, e dato l'orario io darei parola invece a coloro che hanno chiesto parola. Per prima è stata Paola Patuelli e la seconda Lucia Ferilli. Quindi passo la parola a Paola. Paola, ti chiedo di attivare il microfono, grazie. Sì, è attivato, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Sì, sì. Allora, prima cosa molto velocemente al quesito che poneva Beppe Pavan. Volevo dirgli questo, questa nostra piccola esperienza a Ravennate. Io penso che... è quasi un fenomeno di natura naturale, le istituzioni arrivano sempre dopo. Nel caso Ravennate noi abbiamo già da 3 legislature l'assessorato alla cultura di genere, e questo assessorato è stato istituito dopo che per molti anni precedentemente associazioni, fra cui anche la nostra, ma non solo, hanno, come dire, attivato nella città forme diverse di interrogazione su questi nostri temi, con iniziative culturali, con seminari, con un dibattito pubblico per quanto inizialmente circoscritto, però questo è arrivato nella istituzione. Abbiamo avuto 2 donne assessore, la prima addirittura Giovanna Piaia fa parte anche della nostra associazione, e l'assessora giovane di adesso ha con noi un rapporto, mi pare, positivo e continuativo di riconoscimento sul nostro lavoro, per cui credo che le istituzioni possano arrivarci, ma con dei tempi molto diversi da quelli che possono essere in questo momento i nostri desideri, però mai da solo. Paola, ti sei bloccata? Si è bloccata la connessione. Ci senti? Paola? In attesa che Paola si riconnetta, passo la parola a Lucia Ferilli. Grazie. Se può accendere l'audio. Buonasera, volevo solamente... allora, sono un po' perplessa su quanto ho ascoltato, soprattutto rispetto al primo intervento, e volevo un po' capire cosa intendesse per rispetto femminile all'interno della tematica della violenza maschilista sulle donne. Grazie. Quindi la domanda è per Spallacci. Arnaldo, se vuoi rispondere, attiva l'audio per cortesia. Sì, sì. Senti ora, si sente? Sì, ora sì. Sì, sì, non dicevo questo naturalmente, mi sembrerebbe un po' alquanto bizzarro l'idea che ci debba essere un rispetto femminile della violenza maschilista. Quel discorso è complicato, è parecchio lungo. Deve continuare il discorso sulla violenza maschile, mica stiamo dicendo che non deve continuare quello che si fa nel denunciare la violenza maschile contro le donne. Personalmente non l'ho mai negato, non appartengo a quelli che dicono che sono termini o altro che danno fastidio, non sarei in questo ambito qui con voi. C'è però quindi questo deve andare avanti e deve continuare. Ci sono però dei concetti che sono anche, mi rendo conto, più complicati, più complessi, come quello di rispetto umano, che per me deve essere ripreso.
E quando parlo di rispetto, ma il rispetto entra anche in alcuni programmi, mi pare, proprio sul discorso della violenza di genere. Adesso ho letto qualche programma che viene fatto nelle scuole e la parola rispetto l'ho vista citata. Non sono specialista di questo perché non ho mai fatto lezione in questo campo particolare. Però, oltre che denunciare, ed è giusto, la violenza maschile, bisogna anche parlare in generale di una categoria che ci deve coinvolgere tutti come umani. Poi so che questo tipo di termine può essere non apprezzato. Se vogliamo sempre genderizzare tutto, io devo dire che l'umano come parola in sé non andrebbe tanto bene, ma dovrei dire di chi parlo, di uomo o di donna. E viceversa, credo che il discorso del rispetto come generale categoria umana verso tutti e verso tutte, e quindi anche verso gli uomini, ma quindi anche verso gli animali, anche verso le cose. Cioè non, se io vado a dare una bastonata giù per la strada a un maschio, ma lasciamo perdere questo a un gatto o addirittura ad una porta di una casa, non sto rispettando nessuno di queste cose. E quindi il discorso del rispetto costituisce, secondo me, l'allargamento, no? Un allargamento rispetto al discorso che riguarda quello della violenza maschile contro le donne, che sicuramente è una delle forme terrificanti di non rispetto. Infatti avevo proposto, una proposta anche in questo libro qua, a proposito, qui in questo che sono qui a presentare, nel capitolo che riguarda proprio la violenza sessuale, che è poi quello che è legalità, violenza e violenza, l'ho messo tutti insieme nello stesso capitolo, non ho fatto un capitolo ad hoc sulla violenza sessuale e sulla legalità, ho messo insieme questi problemi in un unico capitolo diviso in paragrafi. Alla fine propongo i festival del rispetto. Si fanno molti festival sulla violenza, invece proponevo il festival del rispetto, senza togliere gli altri che devono permanere, ma assolutamente affiancherei a tutto ciò un discorso che vada a rispolverare un concetto che lo stesso Kant, tra l'altro, personalmente apprezzava molto, ed altri. C'è molto da lavorare anche su questo, non possiamo qui esaurirlo. Però io personalmente mi sentirei di portarlo avanti, senza negare quelli precedenti. Non so se ho soddisfatto la domanda. Arnaldo. Quindi nessun rispetto per la violenza maschile, non c'entra. C'è un discorso generale che si chiama rispetto di tutto verso tutti e verso tutte. Anch'io posso essere non rispettato, e spesso non lo sono stato. Se uno mi dà del cretino come guido dicendomi mi è successo delle volte, no? Come guido la macchina, sono stato molto rimproverato da tutti e da tutte. Oppure, ad esempio, mi passa vicino uno di fianco e, data l'età, qualcuno mi dice guidi come un handicappato, scusate la parola, però quella che ti viene usata te la danno dall'altro finestrino perché si vede che sei vecchio. Allora, quello che ha detto questa cosa non l'ha detta evidentemente esercitando un grande rispetto, no? Non credo proprio, ma me l'ha detta, contro un uomo, che ero poi io. Quindi esiste questo problema, secondo me. Non so. Grazie, Arnaldo. Grazie. È come se il termine del, cioè, è come se parlassi di gentilezza quando parlo di razzismo. Quindi il problema del razzismo è fondamentalmente la gentilezza. Ecco, su questo uno dovrebbe un po' riflettere. Bene. Paola Patuelli ha ripristinato l'audio. Darei parola nuovamente. Sì, ma molto velocemente perché faccio dei pasticci qua. No, l'altra cosa che, su cui volevo fermarmi solo un istante, quello che diceva Sandro, il grande imprevisto è stato il femminismo che ha
messo, terremotato la storia difficilissima peraltro delle donne e degli uomini nel loro rapporto, ma poi, come ha sottolineato, ci si è messa anche la grande crisi del post-fordismo. E non so prefigurare, non so neanche immaginare come, se non ci fosse stata questa crisi, la grande rivoluzione femminista avrebbe potuto procedere in termini diversi nella società, nella cultura. Ma certo che sono stati due terremoti, tutti e due imprevisti da un certo punto di vista, perché all'inizio degli anni 70 chi immaginava che nel giro di 10 anni il quadro mondiale sarebbe stato non solo incrinato, ma poi sempre più terremotato? E questo ha fatto implodere in qualche modo la relazione fra i sessi. Senza dimenticare però che, a proposito di neoliberismo, il commercio dei corpi e anche dei corpi a pezzi, come diceva con acutezza Sandro, ha visto una, come dire, assenza di un'assenza di innocenza trasversalmente, e questo ha incrinato molto anche la presunta purezza del genere femminile. Ricordate quel documentario che ci ha fatto molto discutere, Il corpo delle donne? Lì si è visto quanta complicità ci fosse anche da parte delle donne nel commerciare il proprio corpo. I dati che ha rilevato Spallacci, come oggi i maschi siano scombinati nelle loro diverse reazioni ai vari mutamenti in corso, cioè noi vediamo diverse reazioni al paesaggio sociale in atto, diverse reazioni da parte dei maschi e, a mio avviso, anche da parte del mondo delle donne, e un moltiplicarsi poi sempre più complesso del problema dei generi. Voglio solo dire una cosa: mentre il femminismo, le donne femministe, hanno lavorato molto sulla sessualità, i maschi, quelli anche con i quali collaboriamo, come i nostri cari amici storici o gli amici di Maschile Plurale o i sociologi, lavorano molto e ci raccontano molto, però quel lavoro sulla sessualità propria che le donne hanno fatto, io ancora non lo vedo da parte degli uomini, anche degli uomini che hanno messo le mani dentro questa complessa materia. Lavorare sulla sessualità, che credo sia andare oltre che lavorare sul proprio corpo, l'immagine del proprio corpo, il proprio corpo e i poteri, ci sarebbe, credo, però è un sentire, è un immaginare, non so cosa i maschi di questo, anche i maschi che con noi riflettono, cosa pensino di questo, di come mettere mano al tema della sessualità propria in tutte le varie sfumature, come le donne hanno fatto, e forse adesso un po' meno, se non in termini di pluralità dei generi, che non sono solo due, ecco.
Però di questo possiamo anche tornarci anche domattina in qualche modo, non dobbiamo affrontare tutto stasera. Allora, se possiamo andare avanti ancora 5 minuti, ditemi voi, ci sono alcune cose che leggerei e poi darei la voce a Giancarla Tisselli. Sì, andiamo avanti. Luciana Ronchi dice, scrive: gli uomini si sono denudati, sono usciti dall'invisibilità ma non hanno smesso, specie i giovanissimi, l'arroganza e il disprezzo verso la donna. Mi riferisco alle parole crudelmente misogine di notissimi rapper ascoltati da migliaia di ragazzine adoranti. Carmen non da sola invece dice: ma agire a violenza alle donne non è questione di rispetto, ma è per esercitare il proprio potere. Nadia Somma aggiunge: non trovo pertinente definire complicità l'adesione delle donne all'autorappresentazione come oggetto sessuale in TV. Se volete rispondere a queste considerazioni, do parola a Bellassai e nonché all'ultima di Paola, darei parola a Bellassai e a Spallacci, altrimenti do parola anche a Giancarla e rispondete tutto alla fine. Arnaldo, devi mettere il microfono. Giancarla, sentiamo Giancarla. Ok. Vai Giancarla, attiva il grazie. Microfono. Grazie. E, ringrazio anche Paola per le sue parole sempre molto stimolanti. E vi chiedo scusa che mi sono collegata un po' in ritardo per un problema di famiglia. Domani poi farò l'intervento sulle esperienze dei corsi rivolti agli uomini e rivolti alle donne contro la violenza di genere. E volevo fare riferimento un momento a una cosa interessante, oltre a tante altre interessanti, è che ha detto Spallacci, che riguarda questo senso di avvicinamento, di incontro fra donne e uomini nelle relazioni. E questo mi piace molto. Nel mio lavoro di psicoterapeuta non ho riscontrato molto questa intenzione, perché le coppie che si separano sono abbondanti e io che mi occupo di violenza di genere vedo che la violenza nelle famiglie ha livelli altissimi, però visto che mi occupo proprio di educazione alle emozioni, educazione gentile, partiamo proprio dalle scuole, mi piacerebbe sapere dove ha colto questi elementi di impegno, dove donne e uomini possano avere volontà di costruire un rapporto di coppia e una familiarità meno conflittuale, perché mi fa piacere poter approfondire questi studi e potermene fare carico, ecco. Poi domani parlerò dei corsi sui sentimenti degli uomini e di come, mi collega Paola Patuelli, le istituzioni, quindi l'assessorato, gli assessorati di cui Paola nominava relative alle politiche cultura di genere, hanno finanziato per il comune di Ravenna già da 8 anni, anche con i piani di zona della regione Emilia-Romagna, i corsi proprio sui sentimenti, sulle emozioni, i corsi Io mi sento, che sono ispirati a questo metodo norvegese per diminuire la conflittualità e creare sensibilizzazione, una prevenzione primaria rivolta alla popolazione. Quindi non stiamo lavorando sulla violenza nello specifico, ma portando temi di violenza, di stereotipi di genere alla popolazione. Quindi è una vera e propria prevenzione primaria che col comune di Ravenna e finanziamento della regione facciamo da 8 anni. E domani racconterò un po' questa esperienza insieme al collega psicoterapeuta Fulvio Zanella. Grazie. Quindi, visto che è stato chiamato in causa, do il video e prendi. C'è me? Sì, a sì. Spallacci. Dopo Scala, dunque, le cose stanno in questo modo rispetto alle cose che prima ho detto io. Allora, io sono partito dicendo che il mio libro fondamentalmente è una meta-ricerca. Cioè, mi sono posto il problema che non credo altri finora abbiano fatto, ritenendo di fare anche una cosa utile, oltre che, diciamo, soddisfare le mie curiosità, di ritrovare più ricerche, più dati, più suggestioni, più discorsi possibili
sugli uomini italiani affinché potessimo conoscerli meglio. Non è neanche un obiettivo particolarmente complicato da comprendere, ma molto difficile da realizzare, perché proprio le ricerche fondamentalmente non le ho trovate. Io sono uno che alla ricerca crede, non so se mi spiego, è il mio mestiere, adesso Enza Compasso vicino a me, ne abbiamo fatte molti insieme, in un altro campo che era la sociologia dell'educazione. Però voglio dire, prima di parlare e prima di esprimere giudizi, eccetera, una base empirica costituita anche da dati, da informazioni, eccetera, io la guardo, io faccio riferimento, non lo prendo per oro colato, ma assolutamente ne ho necessità per dire poi cosa penso e come vedo gli uomini, ad esempio, ecco, nella fattispecie di adesso, gli uomini italiani, eccetera. Per quello che dicevi tu, ne continueremo poi domani, dopo la vostra relazione, che mi interessa moltissimo, queste esperienze di formazione dei sentimenti degli uomini, mi interessa veramente molto. Ecco, volevo solo dire che da alcune indagini rarissime compiute sugli uomini, ad esempio ce n'è una fatta da Corriere della Sera, praticamente quasi l'unica, perché poi in verità, come ho scritto prima, forse per mancanza di risorse o per ragioni di carattere culturale o perché non si vogliono fare o perché si sono tematizzati altri problemi, determinate indagini che sarebbero molto importanti sotto il profilo conoscitivo, ad esempio sui sentimenti degli uomini, fondamentalmente non esistono, non ci sono. Però 3 anni fa ne è venuta fuori una, ne ho parlato spesso anche con Enzo, fatta dal Corriere della Sera della 27ª ora, che venne presentato a Milano proprio a una di queste attività che fa annualmente il Corriere la 27ª ora, ed è stata praticamente quasi l'unica indagine fatta sul maschile in Italia, credo negli ultimi, forse, io altri non ne conosco. E è abbastanza interessante, su 1.000-1.500 casi, eccetera, e ci sono anche domande che riguardano le tematiche che abbiamo oggi affrontato, non quello della violenza sessuale. Però ad esempio quello della paternità, della famiglia, dei tuoi obiettivi, di rapporto col padre, queste cose qua ci sono tutte. E come avevo scritto in una delle slides, mi pare, un tema che frequentemente fuoriesce dalle risposte che danno questi uomini di età compresa, credo, fra i 30 e i 70, è proprio quello dell'investimento nella famiglia, e dell'investimento nella paternità, nella costruzione della famiglia, della paternità. Rispondono in molti in questo senso, e viceversa compare tra le righe una minore attenzione al discorso della carriera professionale, che invece è sempre stato uno dei punti forti di noi uomini, insomma. Anche il mio, forse, avrei voluto farmi anche di più, per cui non mi fanno schifo gli uomini che dicono, e le donne che dicono di aver voluto fare carriera. E ecco, questa, ad esempio, da questa indagine queste cose vengono fuori molto chiaramente, un'indagine discretamente interessante, non profondissima, eccetera. E poi anche alcune di queste cose venivano fuori dall'indagine di Barbagli, dalla Zoanna Garelli, quella sulla sessualità degli italiani, dal quale ho tratto molto. Non è un'indagine fatta solo sugli uomini, è un'indagine fatta su uomini e donne, però con i dati sempre distinti fra uomini e donne. E lì ci sono molte cose interessanti, a mio avviso, molto interessanti, sulle quali ci sarebbe molto da discutere, più di quanto non si è discusso su quell'indagine. Ecco, però, fra le righe, Giancarla, le cose che dicevo vengono fuori, fuoriescono, insomma, questi aspetti di cui ti dicevo prima. Andrebbero tutti approfonditi. Cioè, la mia proposta, in fin dei conti, è di fare più ricerca. Certo, non c'entra molto con le cose che altri dicono, che invece si pongono problemi politici di analisi del maschile, l'ho fatto anche io, però fondamentalmente sono ricercatore, uno chiama molto la ricerca e la sociologia, e conseguentemente sul maschile credo che se ne debba fare tanta. Non so se ho risposto bene. Spero di sì. Sicuramente hai risposto bene, era solo per andare a cogliere dove sono dei segnali, per vedere se si possono percorrere,
queste strade di incoraggiamento a diminuire le conflittualità e a motivare a delle buone relazioni. Grazie. Prego. Alessandro, Sandro Bellassai, vuoi intervenire? Ma io adesso sinceramente mi sono perso quello che dicevi prima, perché nel frattempo c'è stata questo scambio, questa discussione da Giancarlo Arnaldo, e ho provato a scorrere la chat, tu dicevi che qualcuno aveva posto domande in chat, ma sinceramente non sono riuscito a trovare. No, più che domande sono considerazioni. Guarda. Gli uomini si sono denudati, sono usciti dall'invisibilità, ma non hanno smesso, specie i giovanissimi, l'arroganza e il disprezzo verso la donna. Mi riferisco alle parole crudelmente misogine di notissime rapper ascoltati da migliaia di ragazzine adoranti. Ma non tutti questo fanno così. Scusa. Prego, Sandro. Io penso che, cioè, non vorrei essere stato poco chiaro. Cioè, quando dico che gli uomini hanno conosciuto un denudamento, cioè che si sono ritrovati nella impossibilità di nascondersi dietro la neutralità, cosa che tra l'altro, come dire, è una tendenza, io non sto dicendo che adesso succede a tutti gli uomini questo o che questo è assolutamente inequivoco rispetto a tutto il genere maschile oggi, è una tendenza che secondo me sta crescendo negli ultimi decenni. Ma quando dico questo non sto dicendo che i problemi sono finiti o che come dire, gli uomini stanno cambiando, anzi questa situazione di vulnerabilità da un punto di vista maschile tradizionale aumentata produce ancora più insicurezza, ancora più aggressività anche in alcuni casi e quindi ancora più misoginia. Cioè la misoginia, che è come dire, una patologia, ma si fa fatica anche a chiamarla patologia perché è strutturale, è un pilastro di questo ordine politico, come dire, diseguale e gerarchico. No, quella misoginia lì non è ovviamente né scomparsa né anche diminuita, anzi proprio nel momento in cui tanti uomini si sentono persi, si sentono minacciati perché non possono più disporre della segnaletica esistenziale, culturale che hanno avuto i loro nonni, i loro bisnonni eccetera, è proprio da quel punto di vista e in quel momento che si tenta di, come dire, recuperare il terreno, di restaurare un equilibrio perduto, perché non si vede altra soluzione che quella di tornare indietro, cioè non si riesce a concepire un presente e un futuro in cui non c'è bisogno di ricorrere, come dire, al, cioè in cui come dire, la paura può essere sgonfiata, può essere superata, perché non sei diminuito in quanto uomo nel momento in cui tu ti confronti con una donna che ha una forza e che e dove questa forza è visibile e tu la puoi riconoscere. E non parlo solo di relazioni interpersonali, parlo a livello sociale, a livello collettivo, cioè il genere maschile nei confronti del genere femminile. Dopodiché mi dovete scusare, io sto tagliando veramente con l'accetta questioni che andrebbero molto più articolate, però insomma adesso non vorrei, sono già le 7:25, non vorrei, esatto, ammorbarvi ulteriormente, anzi direi che mi posso fermare qui, però vi ringrazio davvero per la pazienza e per l'attenzione e ringrazio chi ha organizzato questo incontro, Marina, Enzo, Piera e tutte le altre amiche e compagne. Grazie. Grazie a te. Ci sarebbero altri due interventi, se siete disposti ancora a stare qui. Ci siamo ancora? Va bene. Allora, in ordine di apparizione, Natalia, che vorrebbe fare una domanda, ed Enzo Morgagni. Natalia? Sì, ci sono. Salve a tutti. Allora, intanto sono molto d'accordo su quello che ha detto Spallacci sul rispetto. Questo mi sembra una parola che non si adopera assolutamente più, sembra vecchia dell'Ottocento. Invece, secondo me, sarebbe molto importante riprenderla e, come diceva lui, su tutte le categorie. Il rispetto non è la gentilezza, è un'altra cosa.
gentilezza è già un'altra parte. Il rispetto è il rispetto delle cose, il rispetto dell'esistenza. Ecco, secondo me è questo che sta mancando anche nei giovani. Avere un'idea, a parte che anche per noi adulti forse è complicato, ma sapere che cos'è la vita, il rispetto delle cose che ci circondano e su noi stessi e sul nostro corpo. Quindi su questo ci sono tante cose da dire. Uno. Due, l'altra cosa che mi interessava era, siccome avete parlato soprattutto dell'uomo, del maschio italiano, volevo sapere se al di là delle frontiere nostre, per esempio i nordici, che abbiamo sempre guardato un po' dicendo che i maschi nordici avevano incominciato prima ad aiutare la donna in casa, eccetera eccetera, a occuparsi dei bambini, se effettivamente è così, o più o meno, dato che sono maschi anche loro, siamo tutti allo stesso punto. Poi ecco, l'altra cosa che vorrei dire in rapporto al maschio, anche se io sono una donna e ho cercato di insegnare a mio figlio il rispetto e anche di saper cercare di capire meglio le donne, ma credo che è molto importante anche che le madri, quindi le donne, non diano un insegnamento maschilista al proprio figlio, perché poi spesso e volentieri succede anche questo, perché in fondo anche le donne, vivendo in un mondo maschilista, hanno poi un imprinting maschilisti sulla vita e anche sul concetto che si ha poi sugli uomini. Io devo dire francamente che anche se ho conosciuto delle femministe che sanno parlare benissimo, perché però nella loro vita poi quotidiana con gli uomini, insomma, non mi sembravano che fossero così tanto più avanti di quelle casalinghe, tra parentesi, senza denigrare nessuno, che hanno avuto una vita, diciamo, vecchio stampo con loro uomini. Quindi voglio dire che secondo me c'è un lavoro grossissimo da fare, e mi sembra che sarebbe la cosa più bella, e quello che mi sembra che state facendo è proprio nelle scuole, dalle medie, e certuni mi dicevano che bisognerebbe incominciare dalle elementari, proprio di saper convivere insieme uomini e donne nel rispetto reciproco con le proprie diversità, perché io credo che la cosa bella è proprio la diversità. Guai se gli uomini diventassero delle donne e le donne diventassero come degli uomini, non mi interesserebbe assolutamente più. La diversità è quello che ci fa incontrare ed è l'interessante ed è quello che ci fa vivere, per chi riesce, anche tanti anni di convivenza, proprio perché c'è una scoperta reciproca continua. Grazie, grazie. Scusate, ma vista l'ora chiedo interventi brevi. Enzo e poi anche Doranna Lupi. Accendi l'audio, Enzo. Due domande ad Arnaldo. Tu hai descritto nel testo vari modelli nella relazione padri e figli, però alla fine concludi che esiste comunque una crisi della genealogia padre-figlio nella formazione identitaria del genere maschile. E in questo contesto parli di una crescita, una evidente crescita del ruolo prevalente della madre in famiglia. Mi interessava sapere se sono primi dati o è ormai una valutazione empirica piuttosto consolidata. La seconda domanda è, tu avevi già fatto una prima mappa dei movimenti degli uomini, dei nuovi uomini, nuovi in senso ambivalente, degli uomini più reazionari e regressivi rispetto alla rivoluzione femminista e quindi reattivi rispetto a istanze di cambiamento fino a movimenti di nuovi padri, a movimenti pro-feminist, a movimenti per la
costruzione dell'identità maschile che fuoriesca dal patriarcato. Puoi aggiornarci un attimo schematicamente sull'esistenza di questi movimenti? Grazie. Adesso do la parola a Doranna Lupi, se può accendere. Allora, io ho trovato interessante che due donne intervenute, tra cui Paola Pattuelli, abbiano sollevato la questione appunto della sessualità maschile, cioè quanto gli uomini si stiano ponendo, interrogando, stiano partendo da sé, dalla propria esperienza soggettiva sul tema della sessualità maschile. Mancanza che rilevo anch'io e che insomma va problematizzata, perché io credo che la ruolizzazione patriarcale, quella grande architettura di cui parlava Bella Sai, si sia fondata e abbia provocato una profonda scissione, una profonda dissociazione interiore sia negli uomini che nelle donne. Io credo che questo percorso che hanno fatto le donne a partire dal proprio, dalla propria sessualità sia stato fondamentale per le donne sono partite da questa dissociazione, l'hanno rilevata, l'hanno vista anche con grande sofferenza, e da lì sono partite per fare una grande elaborazione simbolico. E per questo è necessario che un percorso di questo tipo, a mio parere, venga fatto anche dagli uomini, perché io credo che la ruolizzazione patriarcale abbia creato una dissociazione profonda anche negli uomini, e partire dal proprio vissuto corporeo è probabilmente un dato non irrilevante anche per loro. Grazie. Grazie. Prima di passare la parola ad Arnaldo e a Sandro, chiedendo che siano brevi nelle risposte, leggo uno breve scritto di Marina Mannucci che specifica: non era stato messo in discussione il rispetto, non se ne vedeva la ragione di contestualizzarlo con la violenza agita sulle donne. Prego, chi vuole rispondere per primo? Sandro, Arnaldo? Io rispondo anche per brevità all'ultimo intervento, anche perché sugli altri non, come dire, mi trovano d'accordo e non molto da aggiungere. Anche l'ultimo mi trovo d'accordo, nel senso che anch'io penso che questo sia un grande assente, il tema della sessualità, ma ce ne sono tanti, naturalmente. Si tratta di una riflessione maschile degli uomini su se stessi che per tantissimi aspetti è ancora in una fase iniziale, nonostante il fatto che esista ormai da decenni, si può dire, in Italia. Qualcosina anche con altri abbiamo provato a fare negli anni scorsi, ma sicuramente è troppo poco. Io non proprio o non soltanto riguardo al partire da sé, ma per esempio sul desiderio maschile, insomma, avrei anche scritto un libro storico che riguarda, che si focalizza sulla prostituzione e sulle vicende, certo, come dire, secondo me è un libro anche molto personale, nel senso non perché io abbia un'esperienza di cliente della prostituzione, ma perché mi interessava andare a vedere un po', a decostruire certe dinamiche proprio del desiderio maschile, che secondo me sono poi di lungo periodo e dagli anni 50 a oggi non sono molto cambiate per tanti aspetti. Quindi, diciamo, per me era anche, come dire, un misurarmi con quel tipo di modelli, di rapporto con il desiderio. Però chiaramente quello è un libro, come dire, analitico, un libro di storia, e parlo quindi anche lì non siamo andati molto oltre. Qualcosina, ripeto, si è fatto, ma anch'io sono d'accordo che è troppo poco. Si fa anche qui molta fatica, perché secondo me tra uomini
Intanto tra uomini è già difficile, come dire, comunicare di questioni che non siano la Juventus o, insomma, no? Oppure la birra, il vino, a seconda. Quindi non parliamo poi della sessualità, cioè di qualcosa che ovviamente ti coinvolge visceralmente e dà forma, insomma, a tante cose. Poi immagino che quando voi parlate di sessualità con questo termine non intendete semplicemente il sesso, ma intendete, come dire, quel rapporto con se stessi, il proprio corpo, la propria identità, come dire, incarnata, che dà poi un ordine anche al modo in cui si è, si entra in contatto con il mondo, con gli altri, con le altre, insomma. Ecco. Allora, a quel livello lì naturalmente è anche molto difficile, ma c'è una difficoltà ulteriore, e su questo poi mi taccio, che è la classica posizione, diciamo, dell'oppressore, cioè c'è una asimmetria da questo punto di vista ovviamente politica rispetto al femminismo, nel fatto che gli uomini assumano un certo posizionamento critico, perché diciamo, tagliando veramente, non con l'accetta, con la motosega, peggio ancora, cioè alla fine noi apparteniamo alla soggettività che opprime, no? Allora, come facciamo a cosa facciamo? Buttiamo in blocco tutto quello che abbiamo ricevuto anche come eredità del maschile, tutto un immaginario, tutto un linguaggio, eccetera, o c'è qualcosa che possiamo recuperare? No, questa è una questione naturalmente enorme, politicamente complicatissima. E in più, questo voglio dire ancora più intimo se possibile come discorso, in qualche modo, se veramente ti metti in un percorso di riflessione anche su questa sfera molto profonda di te stesso, devi anche capire da uomo, come dire, fino a che punto ti puoi fidare dei tuoi desideri. Fino a che punto quel tuo desiderio è un desiderio, come dire, accettabile, affidabile, eccetera, o quanto invece sia marcato dal segno del potere, da un tipo di dinamica relazionale che comunque, anche se tu non lo vuoi, quindi finisce, come dire, che tu o scegli un posizionamento completamente ascetico, cioè dici vabbè, tutto quello che riguarda sessualità, come dire, è inferno, fiamme, eccetera, quindi oppure devi inoltrarti in una giungla in cui appunto non ci sono strade segnate, prima di tutto, ma soprattutto, come dire, c'è tutto un gioco di specchi continuo che ti riferisce. Quindi tutto questo messo assieme, poi capite che, e mi chiudo. Grazie. Arnaldo? Ti chiedo un intervento breve. Attiva l'audio. Hai ragione, ma è tardi. Mm. Con un piccolo cenno, perché ha fatto riferimento prima una delle amiche che sono intervenute prima sul discorso del rispetto, e poi lo chiudo subito. Fu un congresso radicale che mi portò su questa strada qua, che venne fatto anni fa, che era sulla contrapposizione tra amore civile e amore fatale. E io il concetto di amore civile l'ho preso anche nell'altro libro, in Maschi, quello del 2012, dove c'era un paragrafo che si intitolava «Ma è possibile insegnare l'amore civile?». E l'ho ripreso anche qui, perché l'amore civile e la logica del rispetto sono profondamente connesse. Ed è un tema che mi interessa molto, mi piace molto, e credo che potrebbe essere anche accolto bene da un certo numero di uomini. Bisogna vedere che uomini conoscete voi, perché quando Sandro, no, senza scherzi Sandro, perché dice si può parlare solo della Juventus, ma chi hai conosciuto fino adesso? Comunque, no, è chiaro che le amicizie che avremo saranno anche molto meglio. No, insomma, io ad esempio non parlo di sport, perché non sono di sport, quindi sono uno dei pochi che deve parlare con gli uomini di altre cose. Allora, andiamo avanti. Però, ecco, ripeto, amore civile, ecco,
lo metterei come materia scolastica, insieme al rispetto. Vado avanti. Allora, per le cose che mi chiedeva prima Enzo, dunque, furono argomenti dei quali trattammo anche all'interno del convegno ambiguo paterno, no? Abbastanza questo discorso qua, ad esempio, delle genealogie maschili, eccetera. C'è un articolo che ha scritto De Riu, credo nel libro del 2007, quello poi Mascolinità Italiana, quello che coordinò Elisabetta Ruspini e Elena Della Agnese, credo che ci fosse appunto questo saggio di De Riu che a me mi ha molto colpito, l'ho trovato molto convincente e molto frequentemente lo riprendo nelle cose che faccio, naturalmente con citazione, diciamo così, dell'autore. C'è il fatto della trasformazione che è in giro, no? Molto forte, che però molti continuano a non vedere, a dire che è immobile, e anche questo qui, e che risulta anche da quell'indagine di cui vi ho parlato prima, del Sole 24 Ore, eccetera, e anche da un'altra indagine, ad esempio, delle Eurispes, dove i giovani, davanti a domande molto precise su quale è stato il modello fondamentale della loro vita nella giovinezza, in ambedue le indagini e anche in altre, sempre più raramente citano il padre e sempre più frequentemente fanno riferimento alla madre. E non è poco. E non è, non è poco. Pensiamo a questo cosa significa. Cioè, o raccontano delle balle o c'è un fraintendimento semantico nella domanda e nella risposta, come si dice, oppure è un discorso estremamente importante questo. Cioè, vuol dire che le genealogie maschili, il fatto che tu poi pigli da tuo padre e trasmetti a tuo figlio, si stanno frantumando in certa misura. Cioè, questo è un discorso che è centrale, cioè, perché su di esse si è fondata la famiglia e forse anche la storia per non sappiamo quanti e moltissimi anni. Ad esempio, uno o due domande che ci sono, ve le dico molto rapidamente nei questionari di queste indagini di cui avevo parlato, è se devo chiedere consigli educativi rispetto al figlio, a chi ti rivolgi? Ma la gran parte si rivolge alla madre, non ci pensa a rivolgersi al padre, né proprio come modello viene preso a volte il padre. Però non è disprezzato, questo è interessante, perché quando si chiede a loro, con le tipiche domande checklist, di dare una serie di valutazioni rispetto al padre, raramente vengono fuori attributi di carattere negativo, come invece ci insegna tutta una sociologia, cioè violento, brutale, autoritario, eccetera. Vengono fuori molto raramente, anzi più frequentemente viene fuori la parola buono o gran lavoratore. Però, ecco, il padre buono e gran lavoratore non è la figura del padre patriarca che abbiamo immaginato. Si capisce che lo vedono in modo diverso, assolutamente diverso. Invece la madre, così. E, la centralità della madre è molto presente in letteratura, da almeno 15-20 anni, preciso che non sono uno specialista e non so le cose che si scrivevano 50-80 anni fa su questo argomento, ma dal libro di Maggioni, mi pare, che fosse Padre dei nostri tempi, che è almeno un libro che ha 10-15 anni come minimo, il discorso della centralità materna è un discorso che cominciò a essere discusso in questo libro, ma probabilmente anche molto prima, e sempre più frequentemente se ne parla nei libri attuale, ne parla ad esempio anche Marco De Riu nel suo libro e nel suo discorso appunto sulle genealogie maschili che si stanno frantumando e sulla centralità della madre, con tutti i problemi che possono presentare queste cose, nel senso che poi alla fine sparisce la figura del padre, che il padre diventa amico, qui viene fuori il discorso del padre amico a questo punto, perché non fa più il padre, ma fa altro,
che i consigli fondamentali sull'educazione, eccetera, provengono dalla madre, si vanno a chiedere a lei. Io conosco situazioni reali di questo tipo, ne conosco, cioè in mezzo ad amici o altri. E quindi, insomma, è un tema ancora anche questo da studiare, ma che comunque forse viene esagerato, non lo so, ma comunque anche questo è sintomatico di una trasformazione che c'è in giro, a me sembra molto profonda, mi pare molto profonda. Poi è tutto da rivedere meglio, ma c'è, ecco, su questo tema, però su questi temi che sono centrali c'è poca indagine, ecco, io poi vado a finire sempre lì. Cioè, quando si parla, di cosa si parla? Ci fondiamo su dati, su lavori scientifici, eccetera, senza troppo volerli indorare. Però insomma, su una massa di informazioni sulle quali tu poi alla fine puoi citare giudizi, fare discorsi, costruire ipotesi, rappresentazioni, eccetera. Altrimenti si fa un po' una metafisica a volte del maschile, o no? Ma non lo so. Sui movimenti, Enzo? Allora, sui movimenti, che è una tematica molto interessante, su cui si è molto scritto, mi pare che si scrivesse più anni fa che adesso, per quello che ho potuto vedere. Negli anni 70, 80, 90, specialmente in America, si sono scritti libri, c'era il libro del famoso Messner, che ad esempio io riportai, qui non l'ho neanche riportato in questo libro qua, ma in quell'altro, proprio sul discorso della politica della mascolinità o della maschilità. No, perché in fin dei conti i movimenti cosa sono? I movimenti sono uomini che si organizzano politicamente, e non per parlare della Fiorentina, forse ne parlano anche, ma per portare avanti obiettivi più o meno condivisibili. Fu un tema centrale anni fa, ripeto, e sicuramente anche discretamente centrale anche in Italia, ma ultimamente ne ho sentito parlare meno. Anche per questo libro che ho appena finito, ho cercato informazioni, ho guardato su internet, ho chiesto in giro, ma ho recuperato poco. Ci sono ancora alcuni movimenti di quelli tradizionali, non so, i maschi selvatici, credo che esistano ancora, uomini 3000, eccetera, però anche i siti, ad esempio, i siti su internet, alcuni sono intoccati da anni, cioè sono ancora lì, non li hanno chiusi, ma si vede che non sono attivi, si vede che non c'è discussione, attività, eccetera. Quindi mi dà l'idea di un'attività che è in via un po' di, diciamo così, di caduta. Ultimissima cosa, invece, per quanto riguarda i padri separati, eccetera, mi è parso, l'ho anche scritto, però ripeto, mi è parso, devo dirlo, perché manco di dati, di ricerche, di testimonianze, ma non lo dico più perché l'ho detto troppe volte. Allora, mi è parso di vedere che i movimenti di padri più rivendicazionisti, no, e più misogini che ci sono stati, quelli insomma che facevano i movimenti effettivamente sostanzialmente contro le ex mogli, eccetera, e così via, per me questi movimenti stanno diminuendo, per me, però lo dico con beneficio di inventario, verso movimenti anche di padri e di madri, si stanno costituendo sempre più frequentemente, con delle logiche più di tipo conciliativo, che non è più questo figlio me lo voglio riprendere o te lo vuoi riprendere tu e non te lo do, eccetera, ma sono più fondati sulla condivisione, su fare in modo che alla fine tutte e due possano continuare, sia padre che madre, ad agire da padre e da madre, riconoscendo la necessità di ambedue le figure. Non so se mi sono spiegato. Grazie. Cedo la parola a Marina Mannucci. C'è un suggerimento da parte di Doranna Lupi su quest'ultimo dubbio che esponeva Arnaldo Spallacci sui movimenti nella chat. È proprio l'ultima cosa scritta, se interessa. Gli altri e le altre che sono già andate via hanno ringraziato, hanno salutato. Prego, Marina.
Bene, visto che siamo arrivati ormai alle 8:10, io ringrazio tutti, credo che e tutte, credo che come vedete ci sarebbero tanti argomenti che sono rimasti ancora un po' in sospeso, probabilmente sul discorso del rispetto dell'amore civile non c'è stato, io credo, un incontro, una comprensione su quello che si voleva dire, forse adesso non mi ricordo più il nome di chi era stata, e quello che voleva dire Arnaldo, perché credo che comunque non si può pretendere rispetto per chi agisce violenza. Chi agisce violenza? Certo, evidente, è evidente, no? Certo, non si è mica detto questo. È evidente che credo che quella chat... Ci mancherebbe, no? Il fatto del rispetto è un qualcosa che probabilmente è un'educazione a certe modalità. Comunque adesso non mi voglio soffermare su quello. Come il discorso anche il quesito posto, molto interessante, da, mi sembra, Beppe Pavan. Anche su quello... ci sarebbe tantissimo su cui parlare. Io credo che le istituzioni di fondo siano ancora non tanto, seppure è vero il discorso, per quanto è vero il discorso che ha detto Sandro, che è interessantissimo tutto il discorso che ha fatto, la virilità è ancora, le istituzioni, le strutture delle istituzioni sono profondamente ancora piene di comunque concetti virili, e seppur a volte non ci sono gli uomini, ci sono le strutture, ma adesso non voglio soffermarmi su questo e su tutte le cose molto interessanti come il discorso del corpo, della sessualità. Volevo ricordare che Femminile, Maschile e Plurale da 5 anni promuove proprio all'interno delle scuole dei progetti sul pluriverso di genere. E qui mi riferisco al discorso dell'importanza della comunicazione, del linguaggio, della pedagogia. Ma comunque domani mattina ci incontreremo ancora alle 10. Ho visto che si è messo, c'è Stefano con la sua bellissima bimba, e alle 10 ci sarà proprio l'intervento di Stefano Ciccone, a seguire l'intervento di Stefano Ciccone, che è in crisi, oltre alla frustrazione e il rancore, e poi Giancarla Tisselli e Fulvio Zanella con le esperienze di formazione sui sentimenti degli uomini. Sono tutte esperienze raccolte dall'associazione, dalla psicologia urbana e creativa di Ravenna. Quindi, scusate l'intrusione, io sono arrivato tardi perché Elena aveva la febbre, quindi abbiamo parlato tanto di cura, ma poi uno si deve prendere anche cura. Però vi voleva salutare, visto che... Ciao poi... Elena! Ciao! Sono sempre troppo... Vedi, qua abbiamo proprio la presentazione degli uomini che cambiano. Guarda qua, Stefano, grazie. Che grazie, bella bimba, che bella che... A domani. Grazie a tutti, ciao. Chiudiamo su questa bella immagine. Grazie a tutte e a tutti, e a domani. Anche aprirò anche domani un po' prima, in modo tale da consentire l'ingresso a tutti. Grazie. Grazie. Buona serata.